Allora io sono buonasera a tutti, io sono Carlo Travaglini, sono il vicepresidente della Società Romana di Storia Patria e voglio portare il saluto della nostra società scientifica e in particolare del presidente Tommaso Di Carpegna che oggi non è potuto intervenire e siamo molto lieti di avere dato il patrocinio a questa iniziativa della socia Lidia Piccioni. E... Mi pare un'iniziativa molto interessante ed utile. La per gli storici la questione delle fonti è una questione fondamentale, una questione strategica e mi pare che l'approccio articolato che qui viene proposto, quindi fonti di, di vario tipo, no? eh, orali, fonti scritte, d'archivio, Eccetera, e adesso rappresenta... le vedremo, le vedremo eh? tutte. Ecco, sì. eh, a questo proposito, mi permetto anche di segnalarvi un progetto che sto coordinando, cui partecipa anche la nostra eh, Società di Storia Patria, ma anche i dipartimenti, tra cui quello che ha promosso questa iniziativa della Sapienza di Tor Vergata e di Roma 3 intitolato Roma 150. Abbiamo qua anche dei corsisti ah, presenti. E quindi c'è questo sito già online che è in corso di implementazione, eh, che potete andare a vedere, quindi www.roma 150 tutto in lettere piccolo.it in cui già sono caricate molte centinaia di immagini. Eh, è un sito, è un portale ha l'ambizione di voler essere un portale partecipato che quindi conta sulla collaborazione di altre istituzioni di ricerca, eh, di istituzioni culturali, di associazioni culturali, di comitati di quartiere, di singoli cittadini, di studiosi che vogliano contribuire a questo portale che cerca di dare un racconto per sezioni delle trasformazioni della capitale dal 1870 ad oggi. Ecco. La caratteristica di questo portale fondamentale è che è un web GIS, cioè le immagini laddove è possibile hanno una localizzazione geografica e quindi eh, le ricerche si possono fare sia a livello spaziale che per aree tematiche che per eh, toponimi o, o per... Eh, nome ecco quindi datelo a vedere se avete suggerimenti ce lo fate sapere poi se volete collaborare saremo particolarmente felici e allora adesso do la parola alla collega Lidia Piccioni e grazie. auguro un buon lavoro a voi in questa giornata in questo seminario che mi pare molto interessante grazie grazie e ma so, io ho un... un microfono qui. non lo so io in genere ho la voce potente, però forse no, la sa. Però... La... I saluti eh, del mio dipartimento Saras, Storia, Antropologia, Religione, Arte e Spettacolo. Ecco così adesso. Ecco. Ah sì, adesso smazzo. Sì. <ride> fin troppo. Allora dicevo appunto sono Lidia Piccioni e, e vi porto innanzitutto i saluti del mio dipartimento Saras eh, della Sapienza e, e della nostra terza missione. Paesaggi di confine che è coordinata da Irene Baldriga che non può essere qui questa sera però ci teneva appunto che vi salutassi eh, da parte sua. E, allora questa iniziativa nasce da una collaborazione tra la Terza Missione Sapienza Paesaggi di confine, la Società Romana di Storia Patria che ovviamente io sono, come diceva Carlo eh, Travaglini, socia della società, ma comunque appunto noi come gruppo ringraziamo tantissimo per l'ospitalità di questa sera e, e soprattutto per la meraviglia di questa sede che tutti quelli che sono entrati senza averla vista prima sono chiaramente rimasti a bocca aperta. E poi eh, diciamo, nasce in prima battuta eh, dalla collaborazione con la Fondazione Benetton eh, Studi e Ricerche. E infatti eh, domani il nostro laboratorio prosegue presso l'archivio Carlo Benetton dell'azienda agricola di Maccarese che ha sede nel castello di San Giorgio di Maccarese, restaurato appunto dalla fondazione Benetton e attrezzato per ospitare l'archivio dell'azienda agricola Maccarese. E di cui abbiamo eh, stasera appunto anche le archiviste eh, che ovviamente poi ringraziamo tantissimo insomma per tutto il loro lavoro. E, io devo dire che sono parecchi anni che eh, ho avuto l'opportunità di collaborare con la Fondazione Benetton nel eh, sito di eh, Maccarese e quindi ho proprio assistito al lavoro di riordino e di inventariazione che è stato effettuato dalla società Memoria di cui appunto le archiviste sono rappresentanti. E poi, l'allestimento dell'archivio nel castello restaurato e poi, grazie proprio a questo polo anche così bello anche lì proprio fisicamente, no? dove è bello proprio stare, ho visto poi l'avvio di tutta una serie di iniziative, tante, no? che nonostante poi questa cosa abbia poco inciso anche con gli anni del Covid, però nonostante le iniziative sono state tante e sono iniziative tutte collegate, come quella di, che poi cercheremo di svolgere domani, alla, uh, al territorio e alla società civile appunto del territorio. E qua stasera la fondazione è rappresentata da Francesca Gersetti che naturalmente se invece poi vuole aggiungere qualcos'altro sulla fondazione, appena ho finito questa brevissima introduzione, le lascio con grande piacere la parola se, le, insomma, se desidera poi appunto, eh, dire qualcos'altro, perché poi di cose su, sul lavoro della fondazione anche sulla nostra litorale c'è tantissimo da dire. E quindi, da un lato, eh, dicevo come è nata l'iniziativa di questa sera: da un lato eh, abbiamo la collaborazione appunto ormai da tempo con la Fondazione Benetton a Maccarese e poi più recente, ma eh, subito molto proficua, devo dire, per questo gli sono molto grata, con la Società Romana eh, di Storia Patria, che stasera ci ospita. Dall'altra eh, questa iniziativa nasce eh, da un gruppo di giovani studiosi che si sono formati eh, presso il nostro Dipartimento appunto, della Sapienza, sono sia eh, laureati che dottorandi che dottori di ricerca e mh, ognuno a suo modo eh, interessato agli studi urbani e territoriali che nel nostro eh, Dipartimento hanno sempre trovato un fuoco di notevole interesse. Anzi approfitto, eh, non sono brava per dire queste cose, però ho voglia di dirlo, per ricordare eh, Vittorio Vidotto che come sapete è mancato eh, da poco e che è stato sicuramente un punto di riferimento importantissimo per questo tipo di studi a livello ovviamente anche molto più complessivo ma sicuramente per, per il nostro Dipartimento e per i nostri studi. E, con questo gruppo di giovani eh, studiosi eh, sono andata due anni fa al congresso dell'Associazione Italiana di Storia Urbana di Torino eh, dove eh, abbiamo portato appunto un panel dedicato alle fonti per la storia del territorio in età contemporanea. Quindi, la cosa è nata perché loro, giustamente, occupandosi di queste cose, avevano voglia di partecipare a un convegno dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, e, e, però ognuno di loro in realtà seguiva un percorso di ricerca anche abbastanza diverso. No? Quindi ci è sembrato interessante mettere a confronto eh, questi percorsi di ricerca, ognuno secondo una propria logica e soprattutto secondo diverse epoche. Sempre all'interno dell'età contemporanea, però diciamo in diversi momenti storici e anche con diversi luoghi di riferimento, quindi mettere a confronto percorsi anche diversi, ma eh, appunto tutti accomunati da questa attenzione per le dinamiche urbane e territoriali. E soprattutto ci è sembrato una buona idea, in questo caso, provare a confrontare gli strumenti metodologici con cui appunto ci si confrontava con, col territorio e col, e, e col territorio eh, urbano. Quindi di eh, trovare come punto di, eh, diciamo, comune, di confronto comune la metodologia e le fonti. Allora è chiaro che quando parliamo di fonti la prima cosa che viene in mente in generale, ma tanto più anche per il territorio sono le grandi fonti, i grandi archivi, no? quindi l'archivio centrale dello Stato, l'archivio di Stato, ovviamente sono archivi irrinunciabili perché ci parlano molto del rapporto tra l'alto e il basso, del rapporto tra chi sta al vertice e chi vive sui territori, no? quindi su delle, sulle dinamiche diciamo, di politiche, di potere, di economiche, no? di interconnessione tra il paese nel suo insieme e quel territorio in particolare. Però poi ci è, è sembrato, però diciamo questo aspetto è più scontato, insomma, ovviamente irrinunciabile e, ma anche ovvio in qualche modo, ma invece ci è sembrato interessante provare a fare un po' un confronto, a seconda delle varie ricerche, su quali fonti erano emerse dal territorio, cioè quali fonte il territorio aveva espresso per raccontare se stesso. No? E quindi che tipo di documentazione man mano no, era stata messa in evidenza dall'interno del territorio. Sono spesso eh, diciamo, documentazioni, fondi archivistici semplicemente raccolte di documenti ehm, non sempre conservate consapevolmente dal territorio, no? cioè spesso sono anche eh, invece delle, dei fondi inconsapevoli addirittura nascosti proprio nelle pieghe del territorio e un elemento che insomma Stato, abbiamo ribadito più volte ma a me sembra sempre interimportante dire, spesso proprio il fatto che un ricercatore eh, scopra uno di questi fondi eh, documentari e, e se ne, se ne avvalga, eh, diciamo lo, lo trovi importante per la sua ricerca, dà valore a quel fondo documentario e spesso lo salva anche no? dalla distruzione oppure dall'oblio. Cioè il fatto che qualcuno gli dia valore lo fa diventare una cosa di valore e quindi una cosa da proteggere. E questo, secondo me, è una dinamica molto importante che si viene a creare durante le ricerche, soprattutto in questo tipo di, eh, di settore di studi. Ecco, dal lavoro per il convegno dell'Associazione Italiana di Storia Urbana di Torino del 22. E, mh, ci è sembrato che era uscito fuori un bel lavoro, insomma, eravamo contenti diciamo, del risultato e ci sembrava soprattutto che cominciasse a delinearsi una prima mappatura di questo tipo di fonti che appunto valeva la pena, su cui valeva la pena continuare a lavorare e continuare a sviluppare. E, mh, quindi, eh, questo gruppo eh, di lavoro che adesso eh, sentiremo questa sera eh, ha eh, continuato a lavorare insieme e, e l'incontro con la terza missione e quindi anche con la dimensione didattica e di apertura appunto alla relazione tra ricerca e società civile, quindi quella che un tanto tempo fa ormai si chiamava la ricerca-intervento. No? Ecco, eh, questo incontro no, tra, tra il lavoro del gruppo e appunto questa opportunità della terza missione, eh, ci è sembrata una bella occasione per rilanciare il lavoro. Allora, quindi, questa sera, ehm, i primi tre interventi eh, ripropongono eh, diciamo una sintesi di lavoro di tutto il gruppo. Quindi, noi Avremo solo tre relatori che sono eh, eh, Giulia Zitelli Conti, Manuele Gianfrancesco e Francesco Oliva che però rappresentano l'intero gruppo di lavoro e quindi anche Enrico Giordano, Stefano Latino, Valeria Rotili, Elena Sasso Delia, che fanno parte appunto insieme ai tre relatori e che hanno contribuito alla costruzione delle relazioni che adesso senti sentiremo. Cosa ci è sembrato interessante però attivare, oltre a questo aspetto appunto della didattica e del rapporto con la società del territorio, che vedremo soprattutto domani nel corso appunto del laboratorio che eh, terremo eh, a Maccarese. Ehm, L'altra cosa che ci è sembrata importante era chiedere a altri studiosi appunto di confrontarsi con noi e, e, e soprattutto di chiederlo a studiosi di altre discipline. Perché è banale, naturalmente, dico, non dico, dico una banalità, però è una banalità importante, quando si studia eh, la storia urbana, quando si studia la storia del territorio, noi studiamo la vita delle persone e quindi eh, diciamo... Eh, tutti i punti di entrata, di osservazione, tutti i punti di vista, tutti i punti di vista inter, eh, delle varie discipline sono ugualmente importanti per capire di cosa stiamo parlando. Ed è molto importante, appunto, confrontarsi e provare a intrecciarsi. È l'antico sogno dell'interdisciplinarietà che è nata, eh, diciamo, negli anni '70, quando è nata la storia urbana in Italia. No? e che in realtà poi mh, non è mai semplice mettere in pratica, però è sicuramente un terreno su cui è molto importante continuare a lavorare. E allora avremo appunto un geografo che è Riccardo Morri, un antropologo Antonio Fanelli e eh, diciamo la Letizia Cortini che rappresenta l'Amod, quindi l'associazione e eh, l'archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico che è appunto un archivio, come insomma, tutti sapete, specializzato nella ricerca con le fonti audiovisive e che appunto Letizia Cortini questa sera eh, rappresenta. E eh, a tutte queste eh, persone eh, che insomma, ci hanno chiaramente fatto il regalo questa sera di venire a parlare con noi, abbiamo chiesto appunto di confrontarci in modo specifico sulle fonti che sono emerse dalle realtà urbane e territoriale nel corso delle loro ricerche o comunque su quelle che a loro sembrano le fonti interessanti, importanti anche non ancora eh, diciamo, eh, evidenziate ma invece da scoprire. E chiuderà questo nostro pomeriggio eh, Angelo Bertoni dell'Università di Strasburgo che è uno storico dell'urbanistica con cui eh, da anni ormai il nostro dipartimento, e devo dire io in particolare perché siamo ormai proprio tanto amici, e abbiamo collaborato su questi temi. Io e Angelo abbiamo fatto un libro proprio eh, su, sul tema del, del, dello, della ricerca, diciamo eh, sul, sul tema della città, e proprio centrato anche lì molto sull'interdisciplinarietà e sulle diverse metodologie da mettere in campo. E, e, e abbiamo soprattutto collaborato all'interno di questo progetto che ormai è finito da qualche anno, che si chiamava Lia Mediterra Polis ed era una convenzione tra eh, la Sapienza e, e il polo di Ex-Marseille in Francia e che ha dato, devo dire, veramente dei bei frutti, tra cui appunto anche delle belle amicizie. E, e allora appunto eh, ad Angelo Bertoni abbiamo chiesto un po' di ascoltarci e, in modo che poi alla fine eh, di tutto il pomeriggio cominciamo, grazie a lui, grazie alle sue riflessioni, cominciamo a tirare qualche filo no? da questi discorsi che stiamo facendo. Basta, eh, adesso eh, l'unica cosa che vorrei aggiungere è una notazione pratica, ehm, nel senso che ci sono, sono presenti dei docenti, che ne siamo contentissimi, li abbiamo proprio cercati appunto con grande determinazione e, e quindi ricordo ai docenti presenti che fossero interessati e che domani a Maccarese eh, faremo, avrà luogo questo laboratorio che parte dall'archivio eh, appunto dell'azienda della, dell Maccarese e, e che un laboratorio con dei ragazzi dei licei, quindi dei licei eh, delle scuole superiori di secondo grado, ma all'interno di questo laboratorio ci piacerebbe, e anzi penso che sicuramente lo potremo fare, creare anche un piccolo gruppo proprio solo di docenti per sviluppare parallelamente ai ragazzi appunto una riflessione su questi temi. E, mh, Nota praticissima, se a qualcuno dei docenti che stasera è qui e invece poi domani non può venire può essere utile, alla fine del, della serata, se vuole, noi possiamo rilasciare un attestato che forse può essere utile, non so, per, per, per il loro curriculum e quindi, insomma, casomai poi me lo chiedete. Ecco, ehm, a questo punto io inizierei, eh, ricordo ai relatori che, come ci siamo messi d'accordo, Direi 20 minuti pieni, tranquilli, però 20 minuti, eh, in modo che poi abbiamo più tempo possibile per discutere. Ovviamente speriamo moltissimo in interventi dal pubblico. Il pubblico non è un grande pubblico, ma è un pubblico molto selezionato cioè sono tutte persone che insomma, eh, sono interessate, coinvolte, che fanno lavori coinvolti in questo tipo di discorsi, quindi secondo me davvero possiamo farne un momento di discussione comune. E poi l'ultima cosa, come avevo promesso prima, prima di cominciare, se Francesca Gersetti ha voglia di aggiungere qualche cosa, ovviamente è graditissima. Mi sentite? Sì, perfetto. Allora, grazie Lidia. Rubo solo due minuti per ehm, sottolineare eh, un elemento secondo me prezioso e particolare del, di quello che ci ha portato a questa, a questa giornata. E noi parliamo dell'archivio maccarese che, perfetto, è una fonte eh, per la storia del territorio, fonte contemporanea per la storia del territorio, ma non è solo l'ultima grande fonte per la storia dell'agricoltura e del territorio laziale è rimasto diciamo nascosto fino al nostro progetto di recupero che è partito nel 2014, come era stato già ben evidenziato nel convegno del 1990 sulle fonti per la storia dell'agricoltura nel Lazio. È molto di più perché è un esempio di eh, come la collaborazione, la sinergia tra un'azienda agricola che ha intuito il valore del suo archivio e poi l'ha compreso attraverso il lavoro che eh, la Fondazione ha fatto partire ma di cui l'azienda si è fatta carico in prima persona. Ecco, questa alleanza secondo noi è stata preziosa perché eh, come dire, è stata la convergenza di due forze, non necessariamente appunto convergenti, ma che hanno trovato il loro punto comune di lavoro nelle eh, competenze della fondazione che si occupa anche di archivi, ma soprattutto si occupa di paesaggio da oltre 30 anni e quindi aveva eh, tutto l'interesse anche a, dare, a mh, lavorare a un'ulteriore fonte per la storia del paesaggio, senza contare poi che c'è un cognome comune per cui c'è anche un discorso di rete di archivi legati al gruppo Benetton. Si sì, parlava appunto di, di convergenza e inoltre la, eh, il lavoro sull'archivio è stato in qualche modo un motore diretto o indiretto di tutta un'altra serie di movimenti. Il restauro del castello è cominciato dal restauro della sede dell'archivio. Attorno all'archivio si stanno coagulando tutta una serie di eh, forze ed energie che il territorio ha già. E il lavoro con le scuole è cominciato, siamo già al terzo anno di PCTO con il Liceo Da Vinci. E la connessione appunto con la professoressa Piccioni è stata immediata perché ha partecipato già a più eventi pubblici, quindi in qualche modo attorno all'archivio si sono sviluppate tante cose. Noi di questo siamo felici e non possiamo che ringraziare eh, tante persone, ma in questa sede in particolare la professoressa Lidia Piccioni e ovviamente la Società di Storia patria che ha dato l'ospitalità a questo bellissimo evento. Quindi cominciamo i lavori e poi ci vediamo domani a Maccarese. Grazie di tutte le scienze storiche, quantomeno su due punti fondamentali. Da un lato la considerazione che forse oggi ci sembra più ovvia, ma fino a qualche decennio fa non lo era, che tutti i documenti hanno un grado di soggettività, anche quelli cartacei prodotti dagli organi dello Stato. E il secondo elemento che sicuramente ha contribuito a portare alla riflessione comune degli, della comunità degli studiosi e delle studiose è la memoria come fonte ma anche come tema storiografico. Cosa intendiamo però appunto quando parliamo di fonte orale? Diciamo da, mh, da un punto di vista stretto intendiamo l'intervista intesa con delle caratteristiche particolari che mh, tra poco richiamerò. In senso lato intendiamo ogni registrazione in realtà di eventi pubblici come potrebbe essere la registrazione di questo nostro incontro di oggi, eh, di spettacoli teatrali, performance canore, eh, intendiamo in senso lato la registrazione di rilevazioni linguistiche, fiabe, proverbi la trasmissione eh, di racconti di bocca in bocca, di generazione in generazione nelle società dove la cultura prevalente è una, pre una cultura orale, eh, le intercettazioni telefoniche, quindi una, veramente un'ampia varietà di documenti, però più appunto nello specifico anche rispetto alle nostre, risorte, alle nostre ricerche faremo riferimento soprattutto alle interviste. Interviste che però hanno appunto delle caratteristiche rispetto ad altre tipologie di interviste utilizzate in diversi settori professionali come ad esempio eh, dal giornalismo. Eh, le interviste di storia orale sono interviste, sono documenti ehm, che sono costruiti, eh, che non sono reperiti, cioè che senza diciamo, la presenza fisica dello studioso, della studiosa che va a raccogliere quel documento, quel colloquio, che va a costruirlo con le proprie domande, eh, questa, la, la, la fonte semplicemente non esisterebbe, a differenza invece magari di una carta prefettizia che comunque è lì in archivio con una sua funzione, nata per una funzione diversa. Sono fonti eh, fortemente relazionali che quindi eh, implicano l'incontro tra due o più persone. Entrambe con il proprio portato e la propria soggettività, il proprio portato biografico che viene immesso all'interno della fonte, sono fonti banalmente della memoria, quindi, sono racconti che vengono raccolti in un oggi, in un presente, che guardano a un passato che è più o meno prossimo, e che però sono anche intrise delle, delle aspettative, delle idee di futuro che il soggetto intervistato e anche la persona che intervista hanno. Tutto ciò diciamo, contribuisce a rendere questo tipo di documentazione unica ed irripetibile, eh, ovvero una stessa persona ehm, intervistata da intervistatori, intervistatrici diverse produrrà anche a distanza di pochi giorni molto probabilmente un racconto differente, eh, perché differente sono le domande, perché differente è la relazione che si sta tra i due soggetti coinvolti così come una stessa persona intervistata da uno stesso intervistatore, magari a distanza di anni, può produrre un racconto dello stesso evento leggermente eh, differente o anche profondamente differente. Cosa ci interessa di queste interviste, di questi documenti? Eh, ci interessa tutto, cioè, sia quello che viene detto, eh, quindi l'informazione, il dato, eh, l'evento che viene ricordato, ma anche ciò che non viene detto, i silenzi, le omissioni. Ci interessano gli errori, gli slittamenti linguistici e ci interessa quindi anche come viene raccontato. Nel momento in cui utilizziamo fonti orali e le costruiamo, accogliamo tutto, la parola accoglienza è una parola chiave di questa pratica, e poi andiamo a casa, torniamo a casa col nostro documento che sbobiniamo, ascoltiamo, interpretiamo con gli strumenti della critica delle fonti. Ora da un punto di vista della storia, della storia orale italiana, diciamo gli studi sui territori e direi più specificatamente sui quartieri delle grandi città hanno una tradizione molto solida. Pensiamo a Torino, a tutti gli studi sui quartieri operai che hanno fatto ad esempio Liliana e Dario Lanzardo, Luisa Passerini, Daniele Giallà e tutto il gruppo che si coagulò attorno alla facoltà, al Magistero di Torino e alla figura di Guido Quazza. E anche al bollettino di fonti orali che è stato pubblicato fra l'81 e l'87. Pensiamo a Milano, dove nel 1960 viene pubblicata La ricerca di Franco Alasi e Danilo Montaldi, Milano-Corea, che è uno diciamo, dei testi di riferimento ancora oggi appunto, di chi fa uso di fonti orali, soprattutto negli studi urbani. E guardando qui a Roma, chiaramente un po' più avanti matura l'esperienza del circolo Gianni Bosio, di cui anche appunto, la professoressa fa, eh, insomma, ha fatto parte. Ma ecco, in realtà esperienze analoghe e differenti ci sono in tutta Italia, Napoli, Palermo, Reggio Emilia. Quindi diciamo che il rapporto tra la storia orale e i contesti territoriali è un sodalizio di, di vecchia data e anzi tra i luoghi di produzione della storia orale italiana i quartieri urbani e più in generale le microstorie locali occupano uno spazio considerevole. Questo, questo filone, questo approccio di ricerca ha prodotto lavori che hanno indagato il territorio come paesaggio abitato eh, permettendo, come ha scritto già eh, Bruno Bonomo in un libro che è un, diciamo, uno strumento molto utile anche per chi vuole approcciare, questa pratica anche per fini non di ricerca ma didattici, che è Voci della Memoria, è appunto eh, uno strumento che ehm, ha permesso la possibilità di ricostruire le esperienze che le diverse persone fanno della città, di esplorare i modi in cui essi si rapportano ai luoghi e anche alle persone all'interno della comunità, del contesto di quartiere, con l'esterno, insomma a tutti i livelli che possiamo immaginare e consente di accedere alla percezione della realtà urbana e al significato che questa assume agli occhi di chi la abita e la attraversa quotidianamente. Ora, la modalità più comune di intrecciare eh, storia orale e studi urbani è sicuramente quella di utilizzare le interviste eh, intessendole anche con altre tipologie di fonti con i documenti degli archivi comunali, le carte delle questure, delle prefetture, eh, mappe, statistiche, censimenti, piani urbanistici, quotidiani, audiovisivi, fotografie, cinema, insomma tutto quello che vi viene in mente. Quindi di essere una delle fonti con cui si può indagare un territorio. Andando più eh, diciamo, su, ai nostri casi di studio, ehm, ci siamo concentrati su insomma, ehm, delle pillole che speriamo possano appunto, essere un po' eh, messe in comune riflessione, eh, perché mh, appunto, noi tre utilizziamo in realtà fonti orali in maniera differente. Mm, io um, utilizzo interviste che registro io, quindi che contribuisco a costruire. Stefano, anche per ragioni di interesse del suo periodo storico, che è il fascismo, quindi insomma, mh, eh, si, rivolge invece, si è rivolto ad archivi preesistenti di interviste e Valeria ha fatto entrambe le cose in realtà, cioè ha messo insieme archivi sonori e audiovisivi e ha costruito anche delle sue interviste. Quindi abbiamo appunto tre modalità differenti. E Stefano Latino appunto ha, mh, eh, ha utilizzato alcune interviste che sono conservate presso l'Archivio del Lavoro di Sesto San Giovanni e che eh, sono interviste conservate nel fondo di Giuseppe Granelli, che era un operaio della Falca e un sindacalista della Fiom CGL, che ha raccolto negli anni 80 e 90 circa 400 interviste. Eh, quindi insomma, è un fondo cospicuo ed è un fondo anche inventariato con schede di corredo digitalizzato solo in parte, più o meno diciamo un 10%. Sono interviste registrate come storie di vita dove però tendenzialmente l'interesse maggiore era sul lavoro, mentre Stefano le è andate a consultare con un altro tipo di interesse che era appunto quello del soggetto di ricerca, cioè il rapporto tra eh, gli operai e il fascismo, anche in una dimensione di quotidianità del, dell'abitare nel contesto particolare del villaggio tricolore. Quindi questo diciamo, ci, ci ha consentito nelle nostre così, discussioni e riflessioni di, anche di, di approfondire il tema di che cosa vuol dire andare in un archivio e consultare e utilizzare interviste prodotte da altri. E questo tema diciamo, degli archivi orali, in realtà, eh, diciamo, se potremmo aprire una parentesi infinita... Ehm, però ecco, possiamo dire che non è così, pur essendo molti gli archivi reali sparsi e diffusi sul territorio nazionale, in realtà gli archivi più propriamente diciamo, di ricerca non sono stati inizialmente eh, versati dai soggetti produttori, dai ricercatori e dalle ricercatrici. Come tendenza generale, poi ci sono stati alcuni luoghi che invece si sono posti questa, eh, questa domanda, questo interesse di conservazione immediatamente, come l'Istituto Ernesto De Martino. Ma diciamo a un livello più generale, la tendenza a lungo non è stata questa. Ciò perché, eh, da un lato, diciamo, la storia orale italiana nasce con un'urgenza militante, e quindi eh, c'era bisogno, diciamo, di ehm, eh, in qualche modo rispondere alle urgenze del presente. Banalmente l'idea diciamo, di una conservazione non era nell'orizzonte di questo spirito appunto molto eh, di pratica eh, urgente e immediata. Altro da un altro lato, e questa è una tendenza invece che va oltre diciamo, il, co il contesto iniziale di nascita delle fonti orali, ehm, c'è una sorta di tutela genitoriale che noi mettiamo eh, sulle interviste che costruiamo nel timore che diciamo, quell'intervista quell che nasce da un incontro tra due persone, una relazione che può essere anche molto intima e che sicuramente contiene dei dati sensibili possa essere magari utilizzata da terze persone che noi non conosciamo in maniera diversa da come diciamo, l'avremmo trattata noi e dall'attenzione e dalla cura che mettiamo noi coautori di quella fonte. Ovviamente questo però si scontra con eh, diciamo, il, il dovere e l'impegno Deontologico di rendere verificabili le nostre fonti e eh, di quindi mettere in moto una staffetta anche di, eh, diciamo così, virtuosa di, tra generazioni di studiosi e studiosi. Gli archivi orali, diciamo, Stefano ha avuto in qualche modo la fortuna di consultare un archivio che ha anche un'inventarazione ha anche delle schede di corredo, molto spesso non è così perché. Insomma, la riflessione poi attorno all'archiviazione e alla conservazione di questa particolare tipologia di fonti è, è abbastanza recente, e generalmente, comunque, si tratta di archivi ibridi, spesso di difficile consultazione, e molto spesso che conservano materiali che purtroppo ormai sono, diciamo, non essendo stati correttamente riversati nel tempo, sono semplicemente in, in, inascoltabili. E, però, insomma, c'è tutta una geografia di luoghi di conservazione ehm, alla quale insomma, è, è sempre interessante rivolgersi quando si ha voglia di affrontare e di utilizzare questo tipo di fonti per, per la ricerca. E, um, rispetto diciamo, alle, a, al lavoro invece fatto da, da Valeria, che appunto ha svolto una ricerca su Lisbona negli anni, come diceva a cavallo, del 74, lei ha messo in dialogo alcuni ehm, eh, documenti audiovisivi dell'archivio della RTP, che sarebbe la, diciamo, la, la RAI portoghese, e, e fonti orali che ha raccolto lei stessa, una dozzina in forma di video interviste o di, reg di registrazione a distanza, perché purtroppo gli è capitato di mezzo, diciamo, nel corso della sua ricerca la pandemia. E, e ha registrato interviste a musicisti, registi e attori. Ecco, tra le molte cose che emergono da questa documentazione, la cosa che ci sembrava, mh, diciamo, una delle cose che ci sembrava interessante portare così in discussione oggi, è il fatto che proprio, diciamo, da questa comparazione emerge in maniera forte una dissonanza, tra il racconto ufficiale del territorio che emerge tra, consultando la produzione mediatica ufficiale del governo e quindi sottoposta anche a censura, e invece le fonterali raccolte nel 19-20, insomma in anni molto recenti, che chiaramente restituiscono una visione del paese differente. E non so quanto tempo non ho guardato, ce l'ho. Okay. Allora, okay. Ehm, nel caso specifico, diciamo, per fare proprio un esempio concreto, ehm, abbiamo scelto a titolo esemplificativo il confronto che ha fatto tra un documentario che è andato in onda nel giugno del 73 e l'intervista da lei stessa registrata al regista di quel documentario. Dove questa seconda fonte appunto consente di approfondire la prima da un punto di vista differente. L'audiovisivo del 73 eh, rappresenta uno spaccato di vita di un, di un paesino agricolo dove mh, in realtà diciamo, l'economia gravita attorno alla lavorazione della pelle, e, mh, come proprio mh, mestiere che viene trasmesso di generazione in generazione. Quindi ci sono, diciamo, il documentario è costruito anche eh, attraverso tutta una serie di domande tecniche che vengono poste alle persone che si incontrano sul luogo e che però svelano. Una trasformazione in corso che è più profonda e che riguarda un desiderio di emigrazione delle generazioni più fresche. Questa cosa all'interno dell'audiovisivo diciamo, c'è, eh, ma ehm, il regista, appunto, che ha intervistato Valeria eh, racconta in più a eh, 40 anni di distanza. Forse faccio male i conti, ma forse ci sono 50. Comunque, insomma, a 8 anni di distanza, che, sì. esatto, sono 50. Eh, e la prima versione del documentario prevedeva un finale differente. E cioè, eh, diciamo, la prima versione del montaggio prevedeva come scena finale un asino e un uomo che camminavano e doveva apparire la scritta Chi vuole restare in questo paese? Chiaramente, una roba del genere diciamo, non passa al vaglio della censura. Ma probabilmente, stando almeno a quanto era stato possibile consultare, se eh, non ci fosse stata l'intervista al regista questo elemento non sarebbe uscito fuori, o almeno non in maniera così diciamo, evidente. E quindi questo è un, un altro modo, diciamo. Ehm, un'altra occasione che ci consentono eh, le fonti orali di svelare quindi um, e di aiutarci a leggere da una diversa prospettiva, da una diversa angolatura, alcune altre tipologie di fonti inoltre, e questo è un tema anche eh, che ci interessava portare alla discussione eh, quando si raccolgono interviste nei territori, o comunque insomma, quando si usano fonti orali molto spesso si eh, ha anche l'opportunità di andare a guardare negli archivi privati, cioè classicamente l'ultima domanda che poniamo all'intervistato è: Ma tu hai un po' di fotografie? Qualcosa rispetto a quel periodo lì? E a volte vengono fuori degli archivi straordinari e, e quindi ecco anche questo: no? cioè, è la eh, raccogliere fonterali è anche la possibilità di accedere. A, nelle case delle persone che intervistiamo e spesso scoprire appunto delle miniere di documenti che probabilmente magari se no, finivano in soffitta o peggio ancora e, ultimo appunto elemento che, mh, ehm, insomma, che volevamo richiamare è mh, parlando di fonti orali di, di studi eh, sui territori uno dei temi sicuramente che emerge con maggior frequenza è legato al L'identità, le identità, le appartenenze. E, in questo senso, diciamo, volevo riportare, insomma, leggervi un pezzettino di un'intervista che invece, appunto, ho raccolto io a Giulio Magnani, che, che Letizia Cortini conosce bene, che è un abitante di, di Magliana, cresciuto in questo quartiere popolare che è noto è più per l'omonima banda e, e che appunto nel corso di, di questa intervista che abbiamo registrato insieme eh, ha raccontato eh, un episodio che svela appunto un rapporto eh, anche abbastanza conflittuale con il quartiere immediatamente eh, di fronte a Magliana che è l'EUR e um, purtroppo non avrò, diciamo, non ho la potenza di, di voce che, che ha Giulio, ma um, diciamo, um, ve lo leggo. E Giulio appunto eh, racconta, nato negli anni 60, racconta che l'Eur per noi era una zona di signori, insomma una di quelle zone per ricchi, per capirci. Fino a un episodio particolare per noi era una, una zona, diciamo, normale perché ancora non capivamo la differenza tra classi sociali. Poi un giorno successe che per motivi di sovraffollamento l'unica scuola media della Magliana non poteva ospitare più oltre i tripli turni e così il preside decise di farci accogliere almeno temporaneamente da un'altra scuola che si trovava nel quartiere dell'Eur. Con tre autobus messi a disposizione dell'ATAC ci portarono lì. Noi ragazzini inconsapevoli avevamo preso quell'esperienza come un momento di festa, ma arrivati a destinazione ci rendemmo conto che la realtà era ben diversa. Ad attenderci trovammo un comitato di accoglienza, anzi, un comitato di disaccoglienza. Molti genitori degli alunni che frequentavano quell'istituto erano decisi a non far centrale, perché certi del fatto che avrebbero ospitato, ospitato dei teppisti. Fu per noi un duro colpo perché non capivamo tutta quella rabbia nei nostri confronti e così quell'episodio determina una sorta di odio nei confronti di quelli dell'Eur. Tuttavia per noi l'Eur era una zona molto confortevole perché c'era il verde, c'era il mitico Luna Park che è, diciamo, <ride> nelle memorie degli anni 60, 70, 80, no? il, eh, il miraggio diciamo, eh, massimo a cui poter tendere. In bicicletta ci mettevamo proprio pochi minuti ad arrivarci di mezzo praticamente c'è solo il Tevere ricordo che quando decidevamo di fare una partita a pallone seria, sfruttavamo i prati verdi dell'Eur, era tutta un'altra cosa a giocare su quel campo non c'era la paura di cadere sbucciarsi qualche ginocchio o qualche gomito, e poi c'era il Luna Park un mondo bellissimo tutte quelle attrazioni noi che vivevamo dentro i cortili cemento, lamiere, lamiere, cemento vedere la, la ruota panoramica le montagne russe le tante giostre ci riempiva di vita. Ecco, io poi a quel punto gli chiedevo, vabbè, ma come facevate a pagare le giostre, cioè come facevate ad andare a godervi anche l'euro? E lui racconta che per alzare qualche spicciolo bisognava guzzare l'ingegno. Avevamo due tecniche, la prima era quella di bussare alle porte di tutti i palazzoni e chiedere con una scusa tutta la carta da buttare, avevamo poi un posto dove la pizzavamo, giornalmente e poi verso la fine della settimana andavamo alla cartiera per venderla, così racimolavamo qualcosa come 5 6000 lire. Un'altra mandragata era quella di andare la domenica mattina a vendere i giornaletti a porta portese. La domenica si sa è un giorno speciale e dopo il pranzo uscivamo con tutto il bottino per andare all'Eur e divertirci. Ora questo rapporto diciamo no così eh, com come uno dei temi che possono emergere tra i moltissimi all'interno diciamo, di, di, di studi che fanno uso di fonti orali per, per raccontare e per indagare la storia contemporanea, questo rapporto eh, di amore e odio con l'Eur in realtà ancora oggi o comunque fino a pochissimi tempi fa, tempo fa era anche ben visibile in un murale che c'era sul lungo Tevere diciamo, del, di Magliana che proprio eh, riproduceva come orizzonte l'orizzonte dell'euro di fronte, ma in qualche modo molto distante. Ultima cosa, eh, così sono anche ben, ben prima, qualche minuto prima chiudo. E, Chiaramente diciamo, eh, abbiamo, parlato di, eh, cioè abbiamo accennato alcune possibilità di fare ricerca con le fonti orali per raccontare i territori, ma questa tipologia di fonte ha anche un potenziale didattico di divulgazione e di diffusione eh, enorme. Tant'è che sempre più spesso anche arrivano richieste da parte delle scuole di, ordi, di ogni ordine e grado per eh, diciamo, costruire insieme dei progetti anche di BCTO. Eh, che utilizzino fonti orali e fonti orali che alla fin fine diciamo eh, parlavano di, di vita, no? studiare i territori e studiare la vita delle persone e beh, le fonti orali ci consentono sicuramente come for forse eh, poche altre tipologie di documenti poi ognuno ha le sue ossessioni la mia è questa quindi ve eh, la racconto così e, di, di porre al centro veramente della narrazione storica gli uomini e le donne che se seguiamo diciamo la eh, la lezione di Mark Bloch sono alla fine diciamo, l'oggetto primo e ultimo della, delle scienze storiche grazie grazie Perfetto. <ride> ah, no, no, tempo. forse vi alternate mm -hmm. così io vi controllo <ride> posso controllare i tempi allora Manuele Gianfrancesco eccoci Allora, approfitto anch'io per ringraziare la Società Romana di Storia Patria e la Fondazione Benetton per l'organizzazione di questo convegno, per l'invito e per aver dato voce anche a questo gruppo di ricerca, così come si fa nelle serate musicali, siccome poi il frontman non si presenta mai, allora tocca secondo me a un, a un pezzo del, del complesso. Quindi approfitto anche per ringraziare la professoressa Piccioni che in questi mesi ha coordinato il lavoro, oltre ad introdurre oggi... Eh, le nostre relazioni nel corso di questo intervento che io ho costruito insieme a Elena Sasso Delia no? Giulia ha già spiegato le modalità con cui abbiamo lavorato intrecciando diversi eh, casi e interessi e fonti eh, di ricerca e in questo intervento io mi sono intrecciato eh, appunto alle ricerche di Elena da una parte quindi Parlerò delle fonti che io ho incontrato nella storia della scuola e in parte studiando attraverso la scuola la storia dell'igienismo, con gli interessi di ricerca e con le ricerche eh, di Elena Sassodelia, che eh, in questo caso sono principalmente l'attenzione alla storia manicomiale, eh, diciamo in maniera diacronica, quindi dalla loro apertura fino, fino, alla, loro, fino alla loro chiusura. E, e quindi rifletterò insomma, su, su queste fonti. E, Scegliendo una traiettoria particolare ci sembrava interessante eh, scandagliare la documentazione prodotta da luoghi ed enti che non si riferiscono in maniera canonica alla storia urbana o se vogliamo alla storia dei territori, alla storia del paesaggio, insomma anche su questo poi su questa definizione possiamo anche continuare la discussione, ma piuttosto documentazione che ci consente diciamo attraverso angolature particolari e, e attraverso fonti che per certi versi ci appaiono anche, anche inaspettate, eh, ci permettono di arricchire la narrazione della città o dei singoli territori, ragionando comunque in un'ottica interdisciplinare, che poi è anche uno de, dei focus di questo convegno, o in un'ottica perlomeno di, io direi di confine, anche di, eh, di frontiera. Ecco, perché seppur non convenzionali rispetto alla storia urbana, ritengo che le scuole e i manicomi, e se vogliamo possiamo aggiungere a queste categorie anche gli ospedali, insomma, e magari tra oggi e domani in forma laboratoriale riflettere anche insieme su quali possono essere questi luoghi, scuole e manicomi diciamo, come luoghi di ricerca e come casi di studio presentino due elementi contrastanti e interessanti per una discussione tra lo spazio urbano e territoriale da una parte e le fonti per raccontarlo. Qui, di questi due elementi, il primo è sicuramente eh, l'abitudine che abbiamo ad immaginare tanto le scuole quanto i manicomi come mondi chiusi e autosufficienti, fatti di relazioni che vivono soltanto in, in quei luoghi. No? L'aula scolastica ci appare spesso come un luogo inaccessibile, anche in certi versi impossibile da studiare. E, sono luoghi appunto che noi concepiamo come, come spazi separati, che appunto presentano una loro ritualità soltanto in, in quel luogo. Anche, eh... Soprattutto insomma, le ricerche, i singoli casi di studio che sono emersi negli ultimi anni, soprattutto dal basso, spesso hanno studiato no, un singolo liceo cittadino, magari in un momento storico. Negli ultimi anni sono emersi, ad esempio, e quello è uno dei miei temi di ricerca, e, ma probabilmente poi cambiando anculatura emergono anche altri lavori. Moltissimi cittadini hanno studiato per esempio eh, il loro pezzo di storia attraverso le leggenti ebraiche. No? Quindi sono luoghi che si autorappresentano, che si raccontano spesso attraverso i docenti che hanno osservato e eh, gli studenti che hanno osservato e hanno lavorato all'interno di quelle scuole. Oppure anche no, i manicomi sono stati studiati come singolo caso di studio, il singolo manicomio al momento dell'apertura e, e quindi in relazione a, anche ai temi della salute mentale, oppure il momento della chiusura spesso abbinando appunto a tutto ciò che viene fuori anche con, con, quello, con tutto anche il portato di quello che è stato insomma, la, la riforma di, di Basaglia ecco, il loro vissuto invece dall'altra parte non è soltanto un mondo a sé stante ma l'elemento contrastante e che invece ci restituisce un insieme di relazioni continue con il mondo esterno, con i territori con gli spazi, con gli spazi circostanti anzi, molte volte gli spazi circostanti finiscono per identificarsi no? con le scuole presenti in un singolo quartiere o, o con i mani Inoltre, un elemento di interesse di questi casi di studio è, è che, appunto, ehm, ci permettono, essendo dei luoghi in costante rapporto con le amministrazioni pubbliche ai vari livelli, dai singoli ministeri alle diramazioni provinciali o, o, o regionali, ci permettono anche di valutare il comportamento delle istituzioni. Allora, la documentazione è contenuta in questi luoghi. Sia quella prodotta dall'altro, no? quindi cosa produce il ministero, cosa produce un'elite intellettuale, cosa produce un'amministrazione provinciale nel dialogo con una scuola, sia le fonti dal basso, che sono state molto riscoperte in questi anni, appunto gli archivi scolastici e gli archivi, e gli archivi ospedalieri o manicomiali, eh, ci, forniscono, ci forniscono appunto un materiale di come si comporta una determinata. Eh, Istituzione. Adesso non potendo no, eh, chiaramente esaurire l'insieme delle questioni che portano con sé questi luoghi, abbiamo scelto con Elena di focalizzarci attorno ad alcuni momenti delle nostre ricerche. In particolar modo ci sembrava interessante il discorso no, del, dell'igienismo eh, nella seconda parte dell'Ottocento, che, eh, che pone uno sguardo complessivo sulla città. Poi ci sembrava interessante, a partire da questa documentazione, riflettere anche sul movimento della popolazione, sulla crescita dei quartieri, oppure sullo sviluppo anche dei servizi all'interno di un determinato territorio e anche aprire, come in realtà già citava prima Giulia, anche a, a una questione di carattere poi identitario che, che si sviluppa contestualmente con queste con queste istituzioni. Allora secondo me la questione che, che interseca meglio i nostri interessi di ricerca è chiaramente come dicevo quella dell'igienismo che a partire dagli anni, dagli anni 70 dell'ottocento eh, produce tutto un discorso legato anche alla città, alla sua salubrità, al rapporto con l'aria L'igienismo di diventa una lente no, per, leggere, eh, per leggere e raccontare la città e soprattutto una parte della città, quella del, del ventre, quella del, dei bassi fondi, quella, quella delle bettole. E gli anni 70-80 dell'Ottocento poi si intrecciano anche come un momento che, che, cambia, che cambia la disciplina medica perché si ampliano le possibilità eh, di ricerca ma soprattutto le possibilità di cura e, e soprattutto è in quel momento che in Italia comincia a codificarsi una prima legislazione. Ad esempio l'assistenza dei malati di mente e degli intelligenti, come viene definita, viene codificata nella riforma dell'unificazione amministrativa del regno nel 1865, una prima legislazione sanitaria in Italia arriva nel 1882, insomma quello è l'arco in cui avvengono anche eh, appunto, le prime codificazioni. Ecco allora che ad esempio come ha fatto Elena a studiare la documentazione prodotta dalla deputazione provinciale che è quindi è un organo amministrativo in realtà è stata decisiva per osservare tutto ciò che avveniva all'interno del manicomio, delle decisioni prese nel manicomio e anche dell'autonomia che poi ogni singolo manicomio, ogni singolo territorio aveva nel sviluppare, nel sviluppare appunto la propria, la propria dimensione. E io credo questo ci permette di sottolineare un primo nodo che, che accomuna poi queste ricerche, che è appunto l'indagine sullo scarto tra la teoria e la realtà, tra il dettato delle norme e la loro applicazione, che diventano poi una cartina di tornasole fondamentale per comprendere le questioni in storiografia. Ecco, per esempio io ho utilizzato questo metodo all'interno all delle mie ricerche sulle condizioni igieniche delle scuole, facendo fondamentalmente eh, due cose. Da una parte ho utilizzato come fonte la pubblicistica che producono per e sulle scuole, ma che poi in fondo toccano gli stessi temi che riguardano la città. Quindi è una pubblicistica che ci parla dell'illuminazione, dell'acqua potabile, della pulizia dei luoghi, del sovraffollamento delle città o delle condizioni abitative e, e a loro volta ci parla anche delle condizioni scolastiche, del sovraffollamento in classe o del numero di scolari per ogni aula. Sono presenti anche appunto poi quelle che sono indicazioni generali anche eh, sulla... Diciamo sul posizionamento della scuola all'interno della città, questa è anche una caratteristica poi fortemente ottocentesca, quella dei, dei regolamenti estremamente minuziosi. Ecco, ci, ci si imbatte anche in informazioni che cambiano poi il nostro sguardo sulla città. Per esempio, ci si chiede no, dove deve essere costruita la scuola, la stessa cosa eh, ce lo si chiede a proposito dei manicomi. E, e leggendo questi regolamenti, per esempio, leggiamo anche informazioni molto interessanti su una scuola che deve essere a 200 metri da un cimitero, a 300 metri da un fiume, che deve avere una palestra di, di tot metri. Dall'altra parte però, eh, diciamo, a fronte di questo discorso pubblico molto forte su eh, come deve essere costruita la città e le scuole all'interno della città, in realtà... Il discorso poi visto dal basso sulle condizioni reali delle scuole è profondamente diverso. E, e qui interviene no, lo scarto che dicevo a, a, livello, a livello metodologico. Da una parte appunto si consigliano di non istituire le scuole, e, e cito dalle fonti prese che sono principalmente pubblicistica di igienisti o di pedagogisti, e cioè di non istituire scuole in un luogo troppo basso esposto così alle correnti dei fiumi non vicino a esalazioni attossicanti degli ospedali, dal puzzo neosabondo delle latrine, dai miasmi degli ammazzatoi, dall'altra invece, dall invece eh, i resoconti delle periferie ci mostrano la realtà dei fatti. E qui secondo me interviene anche un altro tema che è quello del rapporto di scuole ed ospedali con le amministrazioni comunali e anche con la cultura amministrativa. Un esempio molto interessante, per esempio, sulla scuola è stato quello da una parte di verificare come le amministrazioni comunali potevano accedere ai prestiti per le scuole, dall'altra invece vedere effettivamente nelle singole amministrazioni cosa avveniva. Diciamo che con una legge del 1878 i comuni, che poi verrà rinnovata di dieci anni in dieci anni durante l'Italia liberale, potevano accedere appunto a dei prestiti agevolati per costruire le scuole. Quali territori costruiscono le scuole da zero? Quali territori non costruiscono invece queste scuole? Ecco, dalle inchieste, per esempio, una è condotta da un igienista che poi diventerà un futuro senatore del Regno, Alessandro Lustig, si scopre come in alcuni territori, come per esempio Teramo, soltanto il 6% dei locali sono costruiti appositamente, cioè soltanto il 6% di quelle scuole accede a quel prestito, mentre le altre sono prese da altri luoghi. Si scopre che in altri territori, per esempio, per, come in Lucca, l'81% degli edifici eh, condividono le scuole con altri scopi, no? uffici comunali, abitazioni, botteghe. Addirittura eh, in un comune in Sardegna, si legge sempre da queste inchieste realizzate a cavallo del Novecento, quindi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del eh, Novecento: si legge di come una scuola si trovi in una stanza. Eh, anche l'ispettore, qui quindi redige la redazione, ha un attimo di pudore, lascia tre puntini e poi dice di riproduzione bovina. Quindi da una parte c'è appunto questo scarto tra eh, una classe intellettuale che si immagina come costruire le scuole e le città e dall'altra invece, eh, dall invece la realtà che viene da queste fonti eh, prodotte da ispettori scolastici o, o da, da, ehm, da appunto, ispettori o da medici e igienisti. E secondo me questo qui intreccia poi il nodo: che questa storia si intreccia profondamente con la storia urbana dal punto di vista, appunto, della cultura amministrativa. Vi dicevo del discorso dei prestiti. Molte amministrazioni non costruiscono scuole ex novo perché per esempio contrarie a nuove spese eh, oppure perché non riescono a mettere in atto procedure di carattere amministrativo e questo avviene per esempio a Campobasso dove un ispettore riporta e cito testalmente si seccano di tutte le pratiche veramente lunghe e delle esigenze forse in certi casi soverchie alle quali devono soddisfare per trattare, per trattare un prestito. Di contro eh, invece eh, molte scuole, eh, molti territori più che scuole accederanno a, a quei prestiti tra il 78 e l'88 e abbiamo in altre città condizioni totalmente diverse. A Milano ci raccontano quegli stessi ispettori, hanno eretto una quantità di edifici scolastici, specialmente nei quartieri nuovi, che corrispondono alle esigenze dell'igiene didattica, mentre ad Alessandria gli edifici sono così belli, dice testualmente l'ispettore scolastico che gli pare di essere in un cantone della Svizzera. Anche nel Monferrato ci sono parecchi locali, e qui apro sempre le virgolette, veramente magnifici ed espressamente costruiti secondo tutte le regole dell'igiene e della didattica. Quindi le scuole ci consentono di osservare anche in questo caso, e diciamo questo particolare che è soltanto un piccolo esempio, è anche all'interno di un piccolo lasso cronologico, arco cronologico, ci consentono no, di di osservare quello che è lo scarto un po' tra nord e sud, un po' tra centro e periferia all'interno del nostro paese. Diciamo si potrebbe dire, per, per recuperare anche un'espressione che usava qui un ispettore scolastico alla fine dell'Ottocento, di osservare se, la scuola, se tale è la scuola e è tale è l'ambiente, tale, tale è, è la scuola. Come dicevo però non è soltanto appunto di questo scarto o della condiz delle condizioni materiali, ma eh, fonti provenienti dalle scuole e dagli ospedali ci dicono anche molto sui movimenti della popolazione, sulle crescite, sulla crescita della città, sulla crescita e sulla eh, definizione di determinati quartieri. Ad esempio, Elena, studiando eh, i verbali sempre della deputazione provinciale che citavo prima, che sono conservati poi verso l'archivio della città metropolitana di Roma, e ci mostra come accanto all'istituzione eh, del, del, del manicomio Santa Maria della Pietà, cresca attorno a questa istituzione. Il, il, diciamo, lei la definisce la prima strutturazione del quartiere di Monte Mario e lei ha preso in particolar modo come esempio il caso eh, di questo quartiere tra il 1909 e il 1900, nel 1939 ed emergono anche un... Ed emerge dalle fonti prodotte su e per l'ospedale eh, la crescita del quartiere circostante di come in realtà manicomio e quartiere crescano in maniera simultanea. Cito, per esempio, da una fonte del 1914 di Alberto, del senatore Alberto Cencelli, che era allora presidente appunto, della deputazione provinciale, che dice che è importante che accanto al manicomio cresca un centro abitato importante, nello specifico case di abitazioni popolari sorgeranno attorno a al manicomio per le infermiere e le loro famiglie. Quindi no. E anche, e tutto il manicomio porta chiaramente anche a stabilirsi attorno e cresceranno esercizi di rivendita e soprattutto arrivano servizi legati al, manimo, al, al manicomio il tram arrivano i primi trasporti eh, i servizi non soltanto di trasporti ma anche i pozzi per fornire acqua, arrivano i binari della Roma, della nuova, eh, della Roma Viterbo eh, e arrivano anche servizi di autobus poi destinati, insomma il quartiere cresce cresce attorno a attorno al, al, diciamo, al manicomio e il manicomio stesso poi diventa una fonte eh, per dare servizi al quartiere una delle cose più interessanti poi leggendo il lavoro di, di Elena che insomma mi sembrava giusto sottolineare perché ci spiega anche bene no, di che cosa significa la nascita di un nuovo quartiere è, è che fino agli anni 40 quindi con la costruzione del San Filippo Neri che è ancora, che è ancora lì il quartiere non aveva un servizio ospedaliero allora chi erano? a quel punto i medici che fornivano il territorio, i medici del manicomio. Quindi questo quartiere, studiare questo manicomio in realtà significa poi restituire un pezzo importante anche della crescita del quartiere. Ovviamente questi flussi di popolazione, poi anche da un punto di vista numerico, emergono molto e bene diciamo, da quelle che sono le fonti contenute negli archivi scolastici. Gli archivi scolastici diciamo, in filigrana eh, ci permettono di osservare la crescita eh, della città e la crescita di determinati quartieri. Questo avviene soprattutto da, mh, un, documento, da un tipo di documento, da un tipo di fonte che può essere usato davvero in molti modi, che è il registro di classe. No? Eh, ci saranno tantissimi insegnanti qui e eh, i registri di classe sono stati fondamentali per diverse delle ricerche di storia urbana legate anche, legate anche alla collana che ha gestito la professoressa Piccioni, penso al caso di Monteverde, di Nina al caso di Eva Masini per quanto riguarda Piazza Bologna. E allora sono, sono fonti importanti per descrivere l'attività didattica ma anche per descrivere il territorio circostante. In che modo? Per esempio eh, ci raccontano del progressivo affollamento delle aule, del, la crescita della popolazione scolastica eh, a cavallo degli anni 30 con, con il fascismo e anche l'istituzione di nuove scuole in realtà ci raccontano, ci raccontano questo durante il fascismo, Negli anni, nella, soprattutto nella, diciamo, tra l'inizio ma soprattutto poi nella seconda metà degli anni 30 durante il fascismo a Roma. E vengono istituiti diversi licei classici: nasce nel 1933 Giulio Cesare, eh, nasce l'Orazio, sono tra l'altro tutti i licei che hanno, che hanno appunto romi, eh, nomi che richiamano personaggi della storia romana e che ci riportano al tema che citava prima eh, Giulia sul rapporto tra identità e, e territorio, perché chiaramente sono nomi che attraverso diciamo, la toponomastica scolastica poi esprimono. Esprimo appunto la sensibilità, se vogliamo, l'etos eh, di quello che era chiaramente eh, il fascismo. Ma soprattutto l'istituzione delle scuole ci racconta, eh, diciamo, eh, all'interno del quartiere no, di, di questa crescita della popolazione. Il Giulio Cesare eh, si legge dai verbali, verbali conservati nell'archivio scolastico, nasce fondamentalmente per alleggerire la popolazione scolastica del tasso il Tasso ormai non riusciva, che è il, forse il più prestigioso, il più importante liceo, liceo romano, eh, almeno storicamente, il Giulio Cesare nasce per alleggerire la popolazione del Tasso. Nasce all'interno di locali scolastici di una scuola elementare del Rigo Pestalozzi e poi nel 1936 si sposta, si sposta nella, sua sede, nella sua sede. E anche la sua sede, anche la sede stessa del Giulio Cesare ci racconta molto dell'architettura del, del quartiere del quartiere Trieste non soltanto, se vogliamo aggiungere un elemento alla riflessione, prendendo sempre ad esempio il Giulio Cesare è un liceo che a un certo punto è diventato un elemento identitario di quello stesso quartiere, no? che si riconosce nel suo liceo, che si racconta anche attraverso il suo liceo, questo anche attraverso poi, se vogliamo leggere sempre in un'ottica eh, diacronica, anche per esempio eh, il rapporto tra, tra licei e appartenenze politiche, no? eh, io sono, diciamo, avendo studiato in Abruzzo c'era la fortuna o la sfortuna che c'era un liceo quindi non si poteva dire quel liceo era di destra, quel liceo era di sinistra, invece è un discorso che a Roma e nelle grandi città emerge e ci racconta molto di come un liceo poi esprima un'identità un all'interno di un territorio. Di contro, sempre negli anni, negli anni 30 nasce per esempio l'Orazio che è forse è l'unico liceo che nasce, in eh, che nasce in periferia a Roma, infatti non aveva il liceo ma soltanto il ginnasio e, e, e che invece ci permette poi di studiare altre storie, per esempio dall'Orazio dal verranno fuori moltissimi ragazzi della stessa classe che parteciperanno alla resistenza in quei territori e ci permetterebbero di aprire diciamo, anche un altro contesto. Ma lo stesso si può dire dei, dei manicomi che eh, chiaramente eh, producono identità all'interno di un quartiere, molto abbiamo detto. Del manicomio di Santa Maria della Pietà rispetto a Monte Mario, ma sempre attraverso le fonti orali le interviste, Elena ha studiato molto anche il manicomio di San Salvi a Firenze, mettendo in relazione un altro aspetto, non l'istituzione del manicomio quindi il rapporto anche con la sensibilità iniziale con la malattia mentale, ma la chiusura del manicomio. E attraverso la chiusura del manicomio anche le amministrazioni sono chiaramente chiamate a, a, rifunzionalizzare, a rifunzionalizzare il territorio e a rifunzionalizzare anche l'identità di quel territorio. Allora, in conclusione, diciamo a questa breve e chiaramente emendabile rassegna, eh, mi sembra interessante dire come l'osservazione di queste fonti, che a primo impatto non sono fonti di storia urbana, eh, poi in realtà eh, ci dicono appunto molto, della, ci permettono di raccontare un, pre, un pezzo non raccontato di storia urbana. Eh, io appunto ho citato l'impegno o meno di una determinata amministrazione nel costruire le scuole, eh, osservare lo sviluppo di un territorio e dei relativi servizi, e, eccetera, eccetera. E in questi contesti poi le fonti utilizzate sono state disparate, alcune le ho già citate, dalla pubblicistica alla normativa ministeriale, agli archivi scolastici. Dall'amministrazione locale agli archivi ospedalieri e manicomiali, ma anche Erika ha per esempio utilizzato molto eh, le, riviste, le riviste di quartieri. Ecco allora, intersecare queste fonti in un circuito alto-basso, come diceva prima la professoressa Piccioni, ci consente eh, soprattutto nell'osservazione dello scarto tra le ambizioni progettuali e poi i limiti delle realizzazioni, di restituire una parte del complesso racconto. Eh, appunto io direi anche di un particolare aspetto di un territorio. Vi ringrazio. Grazie. Precisi, precisi, precisi. Bene, grazie. Dicevo, precisi, precisi. No? Un buon, una buona squadra. E allora, prego, Francesco. No, rimani qua perché così ti controllo sugli orari. Non Allora, Francesco Liva, prego. Si sente? Ok. Allora, buonasera a tutti. Eh, grazie anch'io. Mi unisco ai ringraziamenti alla professoressa Piccioni per aver gestito tutto questo e soprattutto alla Società Romana di Storia Patria per averci ospitato. Dunque, io rappresento me stesso e il a breve, penso, il dottore Enrico Giordano che ehm, si dottorerà breve, non, può venire, non è potuto venire oggi perché vive in Spagna, quindi c'era cioè, un problema logistico non indifferente. E, ehm, abbiamo deciso di unire le nostre due ricerche perché entrambi ci siamo occupati di due casi peculiari appartenenti al mondo della penisola iberica. Nello specifico io mi sono occupato di Lisbona nel periodo compreso tra il 1933 e il 1945, quindi nel periodo di consolidamento del regime fascista portoghese, cioè l'Estado Novo, mentre invece Enrico si è occupato della, della Spagna post-franchista e nello specifico della democratizzazione del municipio di Madrid eh, all'indomani della fine della dittatura eh, spagnola. Dunque per motivi di praticità eh, ho diviso l'intervento in due parti, cioè prima la parte relativa alla mia ricerca sul Portogallo e poi la parte invece relativa alla ricerca di Enrico sulla Spagna. Ehm, occupandomi della, di Lisbona, appunto nel periodo compreso tra il 30 e il 45, il mio caso di studio eh, durante il mio percorso di lavoro per il dottorato eh, si è incentrato nello specifico sulle politiche abitative del regime fascista, soprattutto in ottica di costruzione di case popolari, quindi edilizia popolare, quindi una tesi diciamo, di storia urbana abbastanza eh, pura. La, la, la particolarità, diciamo, del, del caso di studio portoghese è proprio l'arrivo. Al 1933 eh, della città di Lisbona, una città che arriva alla modernità molto tardi, in maniera molto discontinua, ma che conosce prima del fascismo un momento di grande instabilità politica. Eh, a partire dal 1890 eh, la situazione politica portoghese è in grande subuglio eh, per via del, dell'ultimatum britannico del, del 1890 che mette in discussione il controllo delle colonie dell'Angola e del Mozambico e questo porta a un periodo di grande turbolenze che culmina nel 1910 con la fine della monarchia e l'instaurazione della, della prima repubblica eh, portoghese che durerà molto poco dal 1910 al 1926. In questa fase però emerge subito una prima fonte molto importante. Ehm, prima di continuare ecco forse devo specificare che le fonti che ho utilizzato sono di tre tipi principalmente fonti di tipo amministrativo, fonti di tipo legislativo e fonti archivistiche classiche. Perché dicevo appunto nel 1910? Perché nel 1910 la prima repubblica si trova come uno tra i primissimi atti legislativi che emette eh, la do inquilinato, cioè la legge sull'inquilinato. Ed è molto importante perché ehm, studiandola si capisce quanto il governo repubblicano cerca di unire le istanze sia dei proprietari di case. Privati che degli inquilini, quindi è la prima volta che si dà attenzione anche agli inquilini e non soltanto invece alle dinamiche edilizie quasi speculative dell'iniziativa privata. Ehm, siamo appunto nel 1910. Le... Riforme politiche, amministrative e legislative della Repubblica saranno quasi del tutto fallimentari, soprattutto in campo abitativo. E porteranno alla sua conclusione nel 1926, quando saliranno al potere i militari di Manuel Gomes da Costa, un generale che, appunto, partendo da Braga, ehm, un po' similarmente alla marcia su Roma arriva a Lisbona e prende il controllo della città. Ovviamente. Mi sono occupato anche eh, delle politiche abitative della dittatura militare portoghese, ma essendo un periodo parecchio confusionario dal punto di vista della gestione del territorio, quasi tutte le iniziative ehm, abitative sono fallimentari. E di conseguenza ho, grazie allo studio di queste fonti, quindi le fonti eh, legislative, cioè proprio i decreti legge che vengono emessi dalla dittatura militare, si può comprendere quanto in realtà la questione abitativa era importantissima e centrale nel discorso politico e il fallimento di queste politiche è parte integrante molto importante del crollo del, o meglio del crollo, del passaggio tra la dittatura militare e ehm, la dittatura invece vera e propria di eh, Antonio Oliveira de Salazar. Non è un caso infatti che sempre rimanendo nel campo delle fonti legislative il primissimo o tra i primissimi provvedimenti del... sono un po' scomodo che sto incobbendo... <ride> Tra i primissimi provvedimenti eh, del dittatore portoghese c'è il celebre decreto Lei 23052, cioè il decreto fondativo ehm, delle casas economicas. In italiano le possiamo tradurre tranquillamente come case economiche. Ehm, L'importanza di questo programma, che sarà caratteristico di tutta la durata del regime, poi cambierà seguendo diversi decreti legge, ehm, è proprio... Dimostrare quanto sia centrale all'interno del discorso politico del regime fascista portoghese la questione abitativa. All'interno di questi decreti ehm, si possono trovare utilissime informazioni, non soltanto riguardanti appunto fondi che vengono stanziati, insomma la, la fonte legislativa in sé, ma anche e soprattutto dei riferimenti ben precisi alle intenzioni del regime che voleva direzionare quindi ehm, lo sviluppo urbano in una certa direzione. E. Questo è un esempio appunto, cioè quello delle fonti legislative, ma ehm, altre fonti molto importanti per lo studio del territorio, soprattutto per quanto riguarda la gestione poi eh, dell'amministrazione e quindi del controllo vero e proprio del territorio, sono quelle amministrative. Nello specifico ho voluto portare come esempio il codice amministrativo eh, emanato nel 1936 per le città di Lisbona e Porto che sono le due città principali del Portogallo, in questo si differisce molto rispetto all'Italia che invece appunto, ha un territorio molto più ampio e molte più città. Il codice amministrativo ehm, emanato nel 1936 è cruciale a mio avviso per lo studio del territorio portoghese perché ci dimostra come ehm, l'intenzione del regime fascista era, quello, ehm, era quella di trasformare la capitale nella vera e propria capitale dell'impero che poi è quello che doveva accadere a Roma durante gli anni del fascismo. Eh, la Lisbona imperiale, quindi la, la capitale do imperio, come la chiamava eh, Salazar, doveva diventare un piccolo Stato all'interno Stato nuovo. Cioè la capacità di controllo del regime doveva arrivare al punto in cui eh, non vi era più spazio per un dibattito politico interno, ma le decisioni venivano prese dall'alto e soprattutto nominando figure tecniche molto preparate, diciamo così, ehm, o comunque non eh, in opposizione alle idee del regime, e, ed infatti grazie al, al codice amministrativo emergono figure importanti come Duarte Paceco che governò la città per pochi mesi ma che diede un'impronta che poi durò eh, per molti anni e ancora oggi infatti è ricordato nella città, tanto che Esiste ancora un viadotto a suo nome e, e una statua. Comunque lui era parte del regime, quindi questa cosa poi è una cosa di cui si potrebbe discutere. Ehm, le ultime fonti, le ultime fonti ehm, che ho potuto analizzare che sono state quelle più classiche, cioè le fonti archivistiche, sono quelle relative invece all'archivio della Casa della Misericordia di, di Lisbona, che la professoressa ha avuto la fortuna di poter vedere e visitare insieme a me. Eh, sono fonti classiche, sono fonti d'archivio, ehm, sono le fonti della Commissione dell'Azione, traduco perché se no in portoghese giustamente c'è difficoltà, ma sono le, eh, le fonti della Commissione dell'Azione Sociale eh, del Bairro Quinta da Calzada. Il Bairro Quinta da Calzada Fu un quartiere costruito nel 1938 per ospitare ehm, agli abitanti dei quartieri di Latta, bairros de Latta, che abitavano quindi in baraccamenti abusivi, e, ehm, che dovevano essere trasportati quindi da questo bairro eh, abusivo temporaneamente in queste casas desmontate, cioè case smontabili, e poi trasferiti nelle case economiche. Le case smontabili nascono proprio con un decreto legge che tra l'altro si riallaccia all'importanza dei decreti legge precedenti, quindi sono due, sono quelli del 33 che vi ho detto, quindi il 23052 e poi nel 38, cinque anni dopo, ci si rende conto che la situazione non era assolutamente sotto controllo e infatti nel decreto legge successivo si legge che la situazione sta degenerando ed è necessario un intervento deciso da parte del regime per eliminare la vergogna dei baraccamenti abusivi. Ehm... Ho avuto quindi la fortuna di intercettare questo fondo all'interno dell'archivio della misericordia dove viene descritta tutta la vita e tutto il passaggio degli abitanti tra il quartiere abusivo e il quartiere invece di case temporanee. All'interno di questi documenti ci sono eh, carte straordinarie. La più bella a mio avviso... È, um, è un questionario che viene posto agli abitanti del Bairro da parte della Polizia Municipale del, del regime portoghese, in cui vengono raccolte tutte le informazioni di ogni singolo abitante del quartiere. Quindi, io ho avuto modo di poter leggere, una, di avere una fotografia completa di un intero quartiere di uh, baracche in pratica, e quindi di poter ricostruirne la composizione sociale. E cosa che ho potuto fare anche per invece i quartieri ufficiali, grazie alle fonti eh, istituzionali, quindi classiche d'archivio dell'Istituto Nazionale del Trabaglio e Previdenza Sociale, che era l'ente che si occupava della gestione e dell'assegnazione eh, degli alloggi popolari, e poter poi dimostrare sostanzialmente che mentre il regime sosteneva che le case popolari, cioè le case economiche, erano destinate alle classi sociali meno abbienti, in realtà poi carte alla mano, le fonti eh, dell'INTP hanno dimostrato che la maggior parte degli abitanti del quart dei quartieri economici, diciamo quindi eh, quelli costruiti dal regime, erano invece appartenenti alla classe media. E queste tre tipologie di fonti, secondo me, unite insieme, riescono a dare un bellissimo eh, quadro, diciamo così, una bellissima fotografia di quella che poteva essere la Lisbona in un momento molto delicato, e cioè... Dapprima il passaggio tra, una, tra la Repubblica e la dittatura e Stato nuovo, e poi successivamente ehm, il periodo di consolidamento: quindi fino al 1945, quando poi, con la fine della guerra e la caduta del fascismo in Italia, il Portogallo entra in una fase mh, diversa. Diciamo così: e deve poi gradualmente staccarsi da quelle che erano le ideologie nazionaliste e poi ehm, provare a, a immettersi nel mondo moderno, quindi cercando di eh, modernizzarsi anch'esso discorso diverso invece per quanto riguarda il, il um, lavoro di Enrico Giordano che invece si è occupato delle politiche urbanistiche e culturali nella Madrid di Tierno Galvan e la ricerca di Enrico è incentrata sulla dimensione cittadina nel periodo della normalizzazione democratica in Spagna a seguito di quella che viene chiamata la eh, transizione spagnola. L'idea dalla base della ricerca è che uno dei punti chiave del cambiamento politico nella Spagna post-dittatoriale sia stata la liberalizzazione del rapporto tra cittadini e municipio, sancita con le elezioni amministrative della del 79. Quindi c'è una somiglianza di fonti, perché anche Enrico si è occupato e ha trattato fonti di tipo amministrativo, seppure poi distaccandosi su altre tipologie di fonti rispetto al lavoro invece che ho fatto io. Il caso preso in esame da Enrico, come dicevo, è proprio Madrid, che, data la sua funzione di capitale, veniva particolarmente controllata dal regime franchista. E il franchismo aveva infatti trasformato la città in un luogo grigio, diffidente e lontano. Aggettivi che si ritrovano anche nelle inchieste sociologiche effettuate in quegli anni. Anche le inchieste sociologiche sono appunto dei documenti che Enrico ha utilizzato largamente all'interno del suo lavoro. Eh, le elezioni del 79 portano al municipio il socialista Enrique Tierno Galvan, un grande intellettuale con una lunga militanza antifranchista e passate simpatie della socialdemocrazia, comunismo, anarchismo e via dicendo. Sotto la sua amministrazione, aiutato da una serie di assessori e consiglieri che venne definita un'equipe di filosofi illuminati, la città cambiò radicalmente. E Tierno Galvan viene ricordato poi in realtà principalmente per il suo forte appoggio alla movida madrilena movimento socio-artistico giovanile basato sull'evasione e sulla trasgressione, ma è meno impresso invece, come specifica Enrico, il suo grande apporto alla democratizzazione concreta del municipio eh, di Madrid. Le fonti che ha utilizzato Enrico sono di tre tipologie principalmente. In primo luogo, che ho trovato molto interessanti, sono i prodotti spontanei della movida, quindi le fanzine. I libri teorici del movimento, le canzoni dei gruppi che caratterizzavano la scena musicale di quegli anni, i film amatoriali dei primi anni, le pitture di artisti come l'Ortelano, la, modi, la moda di stiliste come Agatha Ruiz della Prada, il design di cataloghi e delle esposizioni. In secondo luogo eh, Enrico ha utilizzato le fonti ibride. Le fonti ibride sono eh, un'espressione del movimento cooptato però dalla narrazione istituzionale, quindi attraverso canali più o meno ufficiali. I film del, dell'Almodovar più maturo, per esempio, quindi la metà degli anni Ottanta, oppure i programmi televisivi nazionali che davano per esempio spazio ad artisti e musicisti appunto appartenenti al movimento. E, e infine anche Enrico ha utilizzato eh, le fonti dall'alto, quindi le fonti prodotte dalle istituzioni che vi si autorappresentavano, cercavano così di accorciare le distanze tra l'istituzione e la cittadinanza. Si tratta di un materiale molto eh, variegato in cui si includono libri prodotti dal municipio, oppure i bandi scritti dal sindaco e rivolti ai madrileni, libri, articoli e discorsi alla radio del, del, del sindaco della città, oppure il giornale fondato dal municipio. Una delle fonti più originali eh, di questo diciamo, ambito di fonti è costituita dai questionari e formulari che la Giunta inviava a più riprese alla cittadinanza per richiedere informazioni sulle necessità urbanistiche, informare l'elaborazione del piano urbanistico, o richiedere l'opinione sulla bozza del piano e così via. Cosa che naturalmente invece nel, nel periodo precedente non avveniva per ovvi motivi legati all'esistenza stessa di un eh, regime dittatoriale. E, mh, chiude. Il cerchio, diciamo così, delle fonti dall'alto, il complesso legislativo prodotto in quegli anni: eh, ordinanze di protezione del centro storico dalla speculazione edilizia, per esempio, datate 1979. Eh, interventi più organici che includono l'allargarsi dei servizi ad ampi quadranti della città, dimenticati dalle amministrazioni in epoca franchista, e dalla suddivisione in distretti, distrito, cioè circoscrizioni, che venivano incoraggiati ad acquisire sempre più competenze per svincolarsi dal potere centrale municipale, e fino a. Con fino diciamo, ad arrivare eh, al, grandi, al grande plano di ordinazione urbana del 1983, quindi il piano diciamo, regolatore. E direi che per concludere come. In questo discorso diciamo, di unione delle fonti: la cosa che eh, io ho trovato più interessante de, de, di unire queste due ricerche è stato proprio il piano regolatore, cioè la pianificazione territoriale, che sia in, eh, in un momento dittatoriale come quello dell'Estadunopo in Portogallo, sia in un momento invece di passaggio da una dittatura a una fase di, di democrazia, come il lavoro di Enrico sulla Madrid post-franchista, eh, diventa centrale nel discorso diciamo, della costruzione del della propria identità politica e, e credo appunto che studiare eh, lo sviluppo urbano, studiare comunque le dinamiche urbanistiche di una città sia fondamentale per capirne poi, eh, per capire l'essenza dei movimenti politici che passano e si susseguono eh, di anno in anno. Oh, sì, ah, scusi, dicevo, abbiamo finito eh, questa carrellata del, del, dei lavori del gruppo alla base della nostra iniziativa, adesso invece darei la parola eh, a, diciamo, ai nostri invitati, nel senso che appunto sono le persone a cui abbiamo chiesto ovviamente di entrare in discussione con noi e, e, e comincerei... E, con Antonio Fanelli, faccia, seguiamo l'ordine della, della locandina. Allora, eh, prego, eh, Antonio Fanelli è ehm, uno storico e un antropologo culturale, o forse prima un antropologo culturale e uno storico, non so in che ordine, eh, come dire, ti fa piacere essere rappresentato? E, è docente eh, presso il nostro Dipartimento, appunto Saras de della Sapienza, e parte del comitato scientifico dell'Istituto Ernesto De Martino e dirige la rivista Il De Martino, Storie, Voci e Suoni. E quindi gli darei immediatamente la parola, cioè io penso che la cosa migliore sia che andiamo uno dietro l'altro così in modo che poi quel tempo che ci avanza lo usiamo tutto insieme in fondo per, eh, per discutere. Prego Antonio. Allora, grazie Lidia per questo invito, molto gradito, per la bellezza del luogo che ci ospita e anche per la ricchezza delle relazioni che, che ho ascoltato. Quindi, diciamo che avrei subito intenzione anche di interagire con le cose che sono state dette, però, diciamo, tengo innanzitutto fede al compito che mi è stato assegnato e quindi come antropologo e storico io insegno antropologia culturale ma ho una formazione come storico contemporaneista e quindi prediligo figure che hanno messo in relazione queste due discipline. In modo particolare io mi occupo un po' dei fondatori dell'antropologia italiana che vengono quasi sempre, che vengono principalmente dalla storia e dalla politica. Quindi la separazione fra discipline attuali è tutto sommato un po' anche un impoverimento di questo fermento che riguardava un po' i maestri fondatori. Oggi vi parlo di Gianni Bosio, che è un po' considerato il padre della storia orale in Italia e come vedrete parlando di Gianni Bosio non potremo esimerci da parlare di dibattito storiografico e di scontri politici e di capacità di usare la ricerca, sul campo, nei territori, per promuovere nuove iniziative culturali, innovative. Quindi la persona di cui vi parlo oggi, questo signore qui, di cui abbiamo appena festeggiato i cento anni dalla nascita, ecco, Gianni Bosio innanzitutto è un grande innovatore della metodologia e della divulgazione della storia, ma non è uno storico di professione, tantomeno è un antropologo ma è stato sia storico che antropologo perché ha come dire, deciso a un certo punto del suo percorso di editore, di organizzatore di cultura, perché questo ha fatto nella vita Gianni Bosio, ha deciso che doveva in qualche modo per dare concretezza alla sua teorizzazione politica, doveva iniziare a uscire dai cardini della storiografia classica. Ecco, adesso vi mostrerò un po'... Questa apertura che Gianni Bosio ha avviato negli anni '50 ad una ricerca indirizzata verso determinate classi sociali, le classi popolari, le classi subalterne e determinati territori, cioè fare storia a partire da periferie, periferie estreme, da gruppi marginali, da territori marginali. Questa è la grande intuizione che ha. Bosio che è nato cento anni fa in provincia di Mantova ad Acquanegra sul Chiese e la nascita in questo territorio periferico segnerà tutta la sua vita perché il capolavoro incompiuto di Gianni Bosio è proprio una monografia storico-antropologica sulla città, sul piccolo paese dove è nato. Siamo in una zona che è la Padana-Irrigua, siamo in un territorio della Lombardia che è fortemente legato alle prime forme di industrializzazione della campagna nell'Ottocento. Scusa, mi dicevano se, che forse se fai schermo intero. Sì, si lo si faccio intero. subito. E questo è il tasto magico? Non lo so. In MEDI so. PDF a schermo intero, vero? Eccolo. Si vede meglio? No. <ride> è stato un... Allora, io devo allargare la visualizzazione. Questo posso fare, vero? Se io vado su. Ruoti questa. Impostazioni. No. Così vedete meglio? Si vede meglio. Ecco, io vi sto mostrando dei pannelli di una mostra. Esatto, sono dei pannelli di una mostra che trovate in questi giorni. Non si vede nulla? Si vede male? Ok, facciamo così, vi faccio vedere le foto così. Questa mostra è in questi giorni alla Casa della Memoria a Trastevere, quindi vi è un invito eh, ancora per una settimana, dopo andrà eh, nelle zone natali di Bosio, andrà a Milano e poi tornerà eh, a Firenze, a Sesto Fiorentino, all'istituto Ernesto De Martino che l'ha promossa. Allora, questo giovane storico... È un partigiano che opera in questi territori della bassa man... pianura padana e diventa un importante militante del Partito Socialista perché diventa un collaboratore del segretario del Partito Socialista Lelio Basso, è segretario dei giovani socialisti lombardi. Ed è giovanissimo quando fonda la prima rivista in Italia dedicata alla storia del movimento operaio. Di già qui troviamo il primo laboratorio storiografico e politico. Pensate, Bosio ha poco più di 25 anni e fonda la prima rivista perché la storia del movimento operaio non era ancora istituzionalizzata, ma non era nemmeno istituzionalizzata la storia contemporanea. Cioè la contemporaneistica comincerà a strutturarsi nell'università fra il 60 e il 65, esisteva la storia del Risorgimento. La storia contemporanea e la storia del movimento operaio erano in corso, troppo vicine, si trattava di argomenti troppo caldi e in effetti questa rivista nasce nel 1949 con l'obiettivo di formare una coscienza storiografica, culturale e politica della sconfitta del 1948. Quindi nasce con questo obiettivo attrezzarsi per una risposta a questa sconfitta epocale. Su questa rivista fra il 49 e il 53 noi troviamo l'esordio dei più importanti allora giovani storici contemporanisti. E qui troviamo un primo grande scontro storiografico e politico che riguarda l'impostazione che dà Gianni Bosio, socialista, e la linea che invece prevarrà per gli storici che sono più vicini al Partito Comunista e che trovano in Gramsci la bussola per fondare un progetto di tipo storiografico. Bosio, sin da queste prime pagine, insiste fortemente sull'idea dell'autonomia culturale e politica delle classi popolari e quindi una ricerca di tipo filologico, immersivo nei territori, per scardinare quello che era un assunto. Centrale. Come si fa la storia delle organizzazioni del movimento operario? Beh, questa storia è legata alle istituzioni, ai leader, ai congressi. Questa storia nasce quando nasce il partito, 1892, quando nasce il sindacato. La polemica di Bosio verso questo approccio è no, la storia delle classi popolari e delle loro organizzazioni è precedente ed è autonoma. Quindi andiamo a cercare a scavare i documenti sulle leghe di resistenza contadine, sulle società di motosoccorso, sulla nascita delle prime case del popolo, di tutto ciò che in qualche modo per Bosio stava a testimoniare la spontaneità, la capacità di auto-organizzazione. Quindi una tradizione autoctona di sovversivismo, fortemente radicata nelle classi popolari. Per gli storici di orientamento comunista e gramsciano, questa tesi rischiava e in effetti può rischiare di incappare in una sorta di corporativismo, di filologismo. Quindi lo accusano di esaltare troppo la storia dal basso, la storia dei territori, a scapito dei grandi processi macroeconomici. Quindi qui si comincia a delineare una grande separazione. Pensate, negli stessi anni, un giovane storico, Enrico, eh, Enrico Ernesto Ragionieri, il grande storico Ernesto Ragionieri, realizza una monografia, quindi un modello di storia locale di un territorio. Sesto Fiorentino, che non a caso è il comune che oggi ospita l'Istituto De Martino: un comune socialista, una monografia che mostra come si possa fare la storia della nazione, del movimento operaio e della resistenza a partire da casi esemplari. Beh, quel tipo di storiografia che cerca in qualche modo di mostrare in che relazione qual è la relazione dialettica, lo scontro tra la storia delle classi popolari e la storia della borghesia volendo dimostrare l'incapacità della borghesia di essere una reale forza unificatrice quindi è questo l'obiettivo di questa storiografia Beh, in questa storiografia l'eccesso di Bosio per i documenti della storia dal basso non trova spazio. Quindi si delinea una prima e grande rottura e separazione all'interno di questo movimento di giovani storici marxisti. Gianni Bosio resta legato a questa idea di dimostrare che non c'è bisogno del mito dell'Unione Sovietica, perché il socialismo in Italia ha una propria tradizione, autonoma. Quindi comincia questo lavoro di scavo sulla storia del socialismo prefascista. Che questo è un grande dibattito storiografico e politico. Il socialismo prefascista è stato un fallimento, altrimenti sarebbe stato in grado di contrapporsi al fascismo. Bosio va a ritrovare tutti quei materiali che danno ampio risalto alle correnti riformiste e anarchiche che sono quelle alla base della costituzione in Italia del prima internazionale e del movimento operaio. Il momento di svolta nella sua attività è questo. Nel 1953 Gianni Bosio, dopo questa rottura all'interno della rivista Movimento Operaio, riesce a fondare finalmente una casa editrice vera e propria del Partito Socialista Italiano. Fino a quel momento il PSI era subalterno al Partito Comunista al punto tale da non avere strutture proprie. È un partito subalterno e succube. Dell'alleato più forte, più organizzato. La nascita delle edizioni Avanti rappresenta un momento importante per affermare questa autonomia culturale del socialismo italiano rispetto al più forte alleato. Questa piccola casa editrice ha un ruolo importante nella cultura italiana fra il 1953 e il 64. In questa casa editrice fioriscono i filoni della ricerca sulla cultura popolare e sul canto sociale, ma c'è una grande attenzione al terzomondismo e alla decolonizzazione e anche ai temi dell'inchiesta sociale. È la casa editrice che pubblica i quaderni rossi di Daniero Pansieri, ma pubblica molte altre cose, tra cui la prima traduzione in Italia di Guerra per Bande di Ernesto Cechevara e tante altre cose. All'interno di questo progetto editoriale, Trova una nuova configurazione anche il progetto storiografico di Gianni Bosio. Questa storia dal basso, questa storia delle organizzazioni autonome del movimento operaio lo spinge quindi a andare a fondo nel trovare i documenti delle leghe di resistenza contadine, gli scioperi del i moti per il pane del 1898, cioè il tentativo di ricostruire questa storia dal basso gli fa scoprire quello che Ernesto De Martino aveva già teorizzato un decennio prima, cioè che la storia culturale delle classi popolari non è legata soltanto alle fonti scritte, non si può fare soltanto con le fonti scritte. Cercando le, eh, di ricostruire la storia del movimento anarchico, Gianni Bosio per la prima volta usa il magnetofono e registra le testimonianze e i canti degli anarchici di Carrara. Siamo fra il 58 e il 60. Per fare la storia dei contadini delle sue terre e di questi movimenti di resistenza alla penetrazione del capitalismo, beh, si rende conto che molto spesso gli ecidi, le lotte, gli scioperi non hanno prodotto documentazione cartacea, hanno prodotto dei canti. Quindi lui cerca delle storie e trova dei canti. E quindi comincia a dare come dire, una spinta sempre maggiore all'attività di ricerca su questa idea che l'oralità popolare possa essere il punto di osservazione di questa alterità politica delle classi popolari. E questa sua intuizione ha un effetto dirompente un po' sulla cultura italiana di quegli anni. Perché stanno nascendo i primi gruppi di ricerca e riproposta del canto popolare in una chiave politica. Nel 1958 nasce il gruppo di Cantacronache a Torino: con l'idea di una canzone impegnata, con grandi inchieste sul campo, anche fuori dall'Italia, eh, ricerche sui canti di lotta al franchismo, eh, i, i canti della resistenza algerina, i canti della resistenza in Italia. Questo gruppo poi confluisce nella formazione che fonda Gianni Bosio, il nuovo canzoniere italiano. Con un omaggio al canzoniere italiano di Pasolini, ma con l'idea appunto di scardinare le ricerche della vecchia folcloristica. Ecco perché Gianni Bosio è anche antropologo, perché si rende conto, e qui lui. Segue la pista che già ha tracciato De Martino con l'idea del folklore progressivo. La tradizione di studi letterari ci ha consegnato una storia di testi poetici che possono essere utili più o meno a ricostruire la nascita dei generi del teatro e della letteratura, lo strambotto, lo stornello. Ma a questa storia letteraria mancano, manca la storia delle persone in carne ed ossa, delle lotte, della, della vita quotidiana dei ceti popolari. Quindi questa nuova stagione di ricerche fuoriesce da questa dimensione soltanto letteraria e classificatoria e crea le basi per quella che è la grande stagione della storia orale e dell'inchiesta sul campo. Attorno a Bosio si riuniscono tanti giovani ricercatori, da Cesare Bermani a Sandro Portelli, che poi fonda a Roma il circolo Gianni Bosio. Quindi la storia orale in Italia nasce con questa particolare declinazione: una storia militante dal basso che privilegia anche l'elemento della oralità popolare. Quando iniziano a scavare su questi canti politici. L'effetto è dirompente, cioè riescono a ricostruire la storia dei canti giacobini, dei canti repubblicani, dei canti anarchici. Quindi una stratificazione di memorie e di storie del movimento operaio e delle classi popolari che dà vita anche a un'attività di tipo discografico. Quindi non basta il libro. Bisogna quindi uscire dalla tradizione letteraria e filologica e bisogna armarsi di magnetofoni per creare un grande archivio di queste fonti. L'intuizione che ha Bosio rispetto ad altri studiosi, prima sono stati citati i grandi pionieri di una sociologia di inchiesta, Alasia, Montaldi, ma pensiamo agli altri, il primo grande, Rocco Scotellaro, con i contadini del Sud. Beh, non abbiamo le voci dei contadini del Sud cioè la prima grande stagione dell'inchiesta sociale non, ha, non si dà l'obiettivo di creare un patrimonio e di creare delle fonti che vadano a costituire un archivio. E questa, a distanza di anni, i dibattiti di cui vi sto parlando sono ormai desueti e anacronistici su tanti aspetti, ma l'intuizione di fare in modo che queste fonti non siano disperse. E che ci sia un grande archivio sonoro, beh, questa è l'intuizione che fa sì che an ancora oggi esista l'Istituto Ernesto De Martino. Cioè, è l'intuizione di fare in modo che queste fonti non siano disperse, siano sempre più autoprodotte e siano sempre più oggetto di uno sguardo serio, scientifico che si vada a costituire un archivio. L'effetto subito dirompente di queste ricerche è quello di dar vita anche a un nuovo movimento artistico, teatrale, musicale. È il disco legato allo spettacolo Bella Ciao a Spoleto, che fa sì che uno dei canti meno diffusi nella resistenza sia diventato oggi una, uno degli emblemi della lotta eh, contro il fascismo a livello mondiale. E poi anche il teatro di Dario Fo e tante altre esperienze, il folk revival che nasce sulla spinta di questo movimento creato da Gianni Bosio. Però io, diciamo, quello che vi sto parlando adesso, è tutto spostato sull'idea dell'alterità di una classe, della cultura di una classe. E il territorio, direte voi? Beh, il territorio resta centrale nella ricerca di Gianni Bosio. Tant'è che Gianni Bosio, ecco, qui lo vediamo con la immancabile sigaretta. Qui trovate anche Enrico Berlinguer che regala il disco di Bella Ciao a Ho Chi Minh. Questo signore sotto è Gianni Bosio. E anche su... È anche nella mostra su Berlinguer questa foto, sì. Ecco, l'etichetta che viene fondata è I Dischi del Sole, all'interno dei Dischi del Sole opera il gruppo del nuovo canzoniere italiano e la cornice fino al 64 è quella della casa editrice del Partito Socialista. Ovviamente Bosio rompe nel 64 con il PSI che va al governo e crea una nuova casa editrice denominata Edizioni Del Gallo, che poi diventerà Edizioni Bella Ciao. Ed esiste tuttora questa etichetta fondata da Gianni Bosio. Ma la ricerca che propone Gianni Bosio, questo è il testo chiave che propone Bosio, l'elogio del magnetofono. Cioè, fino a questo momento la storia delle classi popolari anche quella ispirata agli approcci folclorici e antropologici, come dire, è fatta dal ventriloquismo degli studiosi. Sono gli studiosi che annotano sui taccuini quello che hanno visto e lo riportano secondo la loro sensibilità e le loro categorie. Il magnetofono, la possibilità di registrare, cosa che prima non avveniva, per assenza di tecnologie portatili. I primi registratori sono costosissimi, De Martino non è, non è in grado di registrare da sé, deve chiedere l'aiuto dell'Accademia di Santa Cecilia e della RAI del 52-53. Quando la uh, tecnologia consente la registrazione sul campo con mezzi ancora all'epoca costosi, perché mi, cioè spesso noi troviamo in archivio dei nastri sovraincisi, perché i nastri costavano e quindi fare ricerca era un atto di, anche di responsabilità, decidere cosa registrare e cosa non registrare. C'erano no? più velocità per poter per avere più spazio. Il magnetofono dice Bose è uno strumento magico, rivoluzionario. Registrando questi suoni, le classi popolari possono costruire un loro patrimonio storico-culturale. La sfida successiva è quella di creare un istituto che possa ospitare queste fonti, ma Bosio spinge anche per la nascita di leghe di cultura. A Piadena, e siamo a pochi chilometri di distanza dal, dal paese dove è nato Gianni Bosio, nasce la Lega di Cultura, fondata da un, un insegnante... Mh, che ha innovato fortemente la pedagogia di questo paese, ma non solo, Mario Lodi. Beh, Mario Lodi coltiva un, giovane, un gruppo di giovani ricercatori che poi incontrerà Gianni Bosio, questo gruppo, e darà vita a una delle esperienze di ricerca territoriali più straordinarie a livello italiano e a livello internazionale. Quindi, come gruppo legato alla Biblioteca di Piadena, che produce questi quaderni di Piadena che raccontano sulla scia dell'esperienza didattica di Mario Lodi, in che modo come dire, trasformare in storia le voci dei senza storia, dei paesani, dei braccianti poveri, dei bergamini. Questo signore che vedete qui si chiama Gianfranco Azzali, detto il micio. Quest'altro signore è Giuseppe Morandi. Beh, questi due sono protagonisti di un lavoro di ricerca dal basso sulla storia di questo territorio che non ha eguali cioè qui non hanno bisogno né di intellettuali né di studiosi si formano da soli e iniziano a fare una ricerca sul campo di altissimo livello Giuseppe Morandi comincia a fotografare a metà degli anni 50 e realizza i primi documentari sul, sul lavoro dei bergamini della pianura padana spinto da Cesare Zavattini e da Mario Loti i suoi primi documentari sono oggi ritenuti tra i tra i primi documentari antropologici in Italia. Eh, sono stati ripubblicati in un cofanetto grazie al Festival del Cinema di Locarno. Le fotografie di Giuseppe Morandi, che hanno un valore documentario e artistico enorme, hanno questa caratteristica. Non c'è un fotografo che arriva per documentare una cultura altra, che guarda da lontano. È un fotografo che, che ha la possibilità, essendo uno di loro, di mettersi al loro stesso livello. Quindi sono fotografie scattate a terra in mezzo al fango per documentare come si pianta il riso, come si strappano le barbabietole. Cioè la tecnica fotografica di Morandi è qualcosa che è rivoluzionario nell'atto stesso di come si posiziona la fotocamera. Non è dall'alto, non è dall'esterno. È in basso, in mezzo a loro. Quindi, queste fotografie di Giuseppe Morandi rappresentano una fonte importante. Il gruppo della Lega di Cultura di Piadena è tuttora attivo e quindi ha documentato le trasformazioni del mondo contadino, dalla fine del mondo contadino tradizionale alla meccanizzazione e all'industrializzazione di oggi. Uno degli ultimi film di Giuseppe Morandi è un'inchiesta sugli allevamenti intensivi, sull'inquinamento prodotto dalle industrie di questo territorio. Le fotografie di Giuseppe Morandi, le grandi mostre degli anni 90, c'è una mostra stupenda, si chiama La mia Africa, e sono le storie e i volti dei lavoratori della terra di oggi. Bosio era convinto, forse è questa una delle utopie di Bosio, che la pianura padana fosse il terreno di osservazione principale, perché in qualche modo il mondo contadino meridionale era stato protagonista delle lotte per la terra, ma quella stagione era finita. Era questo mondo che poteva in qualche modo opporsi al neocapitalismo degli anni 60, quindi le leghe di cultura come nuove leghe di resistenza. Non è soltanto la resistenza di tipo salariale eh, della, nella introduzione di nuovi rapporti di lavoro, ma è anche una resistenza di tipo culturale. Le periferie che sono in grado di produrre documentazione e storia di se stesse nascono una ventina di leghe di cultura, 20-30, e attorno al nuovo canzoniere italiano nascono tanti canzonieri legati ad altri territori. Il il gruppo che ancora oggi si può ascoltare perché produce un suono moderno è il Canzoniere del Lazio, che era uno dei gruppi collegati a questa realtà. Ovviamente, questa teorizzazione di Gianni Bosio. Ecco, qui vediamo una ricerca nel Salento: prima vi ho mostrato anche una ricerca, c'è cioè, insomma nella mostra che trovate alla Casa della Memoria e che troverete poi sulla rivista Il De Martino nel prossimo numero alle foto e al testo e abbinato anche un QR code per ascoltare i suoni della Nastroteca delle cose che vi sto mostrando la ricerca di Bozio doveva fare i conti con le trasformazioni in una Italia in preda a sommovimenti e a scontri molto violenti stop e chiudiamo quindi con i fatti di Milano questo è, una, è un disco che non ci parla di folklore o di canti ma è il magnetofono aperto in piazza e la registrazione dei funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana con interviste, con rumori nella piazza, con la documentazione dal vivo degli scontri. La, la gran parte dei nastri di questa ricerca venne poi consegnata alla Procura di Milano, che poi non ha mai più restituito all'Istituto Ernesto De Martino gli originali. Non ho fatto in tempo a dirvi qualcosa su... Come farebbe oggi Gianni Bosio? Storia del territorio, come si fa oggi? Ma questo lo diremo eh, nel secondo round di interventi. Grazie. Grazie. Tanto. Inutile che dica che io ti avrei ascoltato ancora per ore ed ore, perché per me è proprio diciamo, la felicità pura sentire raccontare queste cose. E, e naturalmente il pensiero va a, a queste nuove etichette, no? Tipo Public History, che sembra che hanno scoperto vabbè, un mondo che insomma c'è da tanto tempo e che ha prodotto cose importantissime, no? E, e, e la famosa appunto ricerca-intervento che nasce proprio da queste leghe di. Eh, di cultura queste leghe di resistenza che aveva, appunto, a cui ha dato vita Gianni Bosio eh, sono questo, no? Cioè sono quello che in realtà oggi la, 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 la Public History propone come una specie di meravigliosa utopia, ma che invece è una cosa che in Italia noi abbiamo avuto e, e, e in realtà appunto quelle immagini di no? quei, quei personaggi che tu hai fatto vedere, tuttora, come giustamente sottolineavi, questo discorso lo, lo portano avanti. E allora io darei la parola ehm, a Riccardo Morri. Riccardo Morri è eh, docente nel eh, Dipartimento eh, di Lettere e Culture Moderne, ancora si chiama così perché cambiano <ride> i nostri dipartimenti cambiano in continuazione. Quindi docente di Geografia eh, storica nel Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. Dirige la rivista semestrale di studi e ricerche di geografia, dico bene, ed è presidente dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, che tra l'altro, grazie appunto a lui, ha aderito alla nostra, alla nostra iniziativa. Quindi prego, Riccardo. Grazie, grazie Lidia, grazie per l'invito a te e a tutte le organizzatrici e gli organizzatori. A me fa davvero molto piacere essere qui eh, oggi, sia per questa relazione per me sempre fertile tra storia e geografia, sia per il focus anche appunto sul, sul mondo della scuola e più in generale sul tema della, eh, della formazione. Da questo punto di vista, eh, ad esempio, ci tengo a sottolineare come uno dei contributi più, più importanti in termini formativi, educativi, che la geografia può dare rispetto all'approccio alle fonti, sta proprio nella relazione tra rappresentazione e piano della realtà. Io penso che questo sia un elemento molto importante perché eh, molto spesso viene associato il valore della rappresentazione alla rappresentazione ufficiale e quindi di conseguenza alla maggiore o minore aderenza della rappresentazione. Alla, eh, alla realtà. Eh, quando invece un corretto approccio geografico alla critica della rappresentazione disvela questo rapporto, cioè questo processo oggi di valorizzazione della, eh, delle fonti che vengono dal basso, che il territorio esprime, nella geografia sta nella critica alle rappresentazioni ufficiali. E quindi il piano della realtà in realtà non è quello che ci viene proposto attraverso appunto, le rappresentazioni ufficiali e le rappresentazioni istituzionali, ma sta in tutte quelle narrazioni alternative eh, che vanno ad arricchire, integrare, non necessariamente chiaramente a contrapporsi, a confutare il piano della rappresentazione ufficiale, ma che nascono dalla critica di questa. Eh, di questa rappresentazione. Eh, per rimanere sul piano delle, della critica alle etichette, anche su questo mi trovo in sintonia con, con, eh, con Lidia Piccioni, uno degli errori più gravi che viene fatto sul piano formativo, ma anche all'interno dell'evoluzione eh, epistemologica della, della disciplina, è eh, bypassare completamente il valore della Rappresentazione, e cioè mettere in discussione la rappresentazione senza conoscere i meccanismi che governano e presidono la rappresentazione, il che naturalmente diventa un'operazione infelice ed estremamente pericolosa: la deriva del post rappresentazionale, eh sì, ma per essere post devo conoscere il pre perché altrimenti diventa difficile eh, collocarmi e conoscere. Sul piano chiaramente educativo e formativo, questo rappresenta un. Eh, un danno veramente eh, enorme. Eh, ragionando oggi su, in preparazione di questo appuntamento ci... Tenevo a, ad esprimere, a raccontare come poi la mia passione per le fonti nasca anche proprio grazie a, a Lidia, da, da, dal seguire cioè un suo seminario eh, sulla vita quotidiana a Roma che spinse noi studenti di, di storia contemporanea a cimentarsi con lo studio dell'emeroteca, della Biblioteca Nazionale proprio per documentare appunto la, la vita, lo svolgimento della vita quotidiana a Roma durante chiaramente la seconda guerra mondiale e nell'immediato eh, secondo dopoguerra. Eh, tanto tempo fa in un'università che era diversa, che era un'università dei tempi lunghi, esatto. perché i corsi erano annuali, dove era possibile concepire un seminario di quel tipo, e lo, e lo dico perché personalmente sono anche piuttosto critica rispetto a quello che è successo all'università italiana dopo il processo di Bologna, eh, processo che andava sottoposto a revisione dopo dieci anni, ne sono passati quasi venti, ancora non è stato sottoposto a revisione, è stato per un momento messo sotto osservazione alla luce proprio di quello che è successo durante la pandemia, dove il principio di formare delle imprenditrici e degli imprenditori invece che dei cittadini e dei citt delle cittadine, perché sta qui no, il nucleo del processo di Bologna, aumentiamo il numero delle laureate e dei laureati perché la laurea è quella che ti garantisce un posto. Di lavoro e non è mai avvenuta. E il confronto uh, no, rispetto appunto alla possibilità di aprire spazi di formazione allo studio delle fonti, un approccio eh, critico e variegato allo studio delle fonti, è oggi particolarmente problematico. diciamo nel, 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 no? con, con, con i tempi che ti potevano, uh, i tempi lunghi che ti permetta anche perché dadi alla mano. Processo di Bologna non ha aumentato la percentuale di laureate e laureati nel nostro paese e quindi di conseguenza c'è qualcosa che, dati alla mano, va, ehm, va rivisto. Un altro aspetto di contatto di convergenza per me molto eh, stimolante è chiaramente come eh, approcciarsi alle fonti per lo studio del territorio da una prospettiva geografica. Il contributo maggiore che per la mia esperienza di ricerca e di: didattica si può avere è quello di appunto uh, non solo e non tanto andare a valorizzare delle fonti che sono espressioni del territorio che diversamente diciamo non verrebbero utilizzate quanto tale ma anche ad eh, andare a, a, a scoprire tra virgolette consentendo questa espressione a scoprire un utilizzo diverso di fonti già eh, eh, già note no? perché appunto si va a leggere anche quella parte di eh, fondi eh, ufficiali istituzionali da una prospettiva eh, differente perché è diversa è la finalità con cui approccio allo studio di, eh, di questi fonti mi preparo allo studio di, eh, di queste eh, fonti ultimo notazione di carattere introduttivo rispetto all'esemplificazione del caso di studio che ho pensato di condividere qui con voi, con voi oggi sta anche appunto di nuovo in una critica all'etichetta ascoltando appunto anche le interessanti e stimolanti relazioni di oggi e mi è venuto da riflettere su L'abuso che oggi si fa in ambito scientifico, accademico o paracademico delle pratiche di ricercazione. A testimonianza proprio di quello che tu, che tu dicevi, no? queste sono pratiche di ricerca che, che in realtà chi ha memoria e contezza delle pratiche di eh, ricerca hanno una profondità e che peraltro appunto vengono applicate prima in contesti eh, scolastici e poi in contesti, in contesti scientifici. Quindi, da questo punto di vista, lo, lo scavo che è stato fatto da alcune delle ricerche che sono state presentate oggi secondo me ha un, anche questo contributo in più, cioè non, non solo. No, un eh, approfondimento del singolo caso di studio ma anche una pregevole e importante azione di media cognitiva su quelle che sono le pratiche della, eh, della ricerca e su questa diciamo, tendenza alla innovazione per, per, per l'innovazione che molto spesso in realtà è un'azione di processo e non un'azione di, eh, di, di, di prodotto. Per quello che è arrivando appunto al, ehm, al, al caso di studio io um, volevo raccontarvi di quello che è... Ehm, Ancora, diciamo, per me uno dei casi di studio a cui resto più affezionato è la mia tesi di dottorato. Oggi abbiamo no, sentito condividere eh, parlare di tesi di, eh, di dottorato. E resta per me ancora uno degli de, ambiti di ricerca a cui sono oh, maggiormente affezionato dopo circa eh, 20 anni, perché appunto eh, mi permette di andare a. a ad analizzare diverse tipologie di fonti e eh, alla ricerca della documentazione di un fenomeno che eh, diciamo, si, con si conosceva neanche sotto forma di storia orale, ma semplicemente come sotto, eh, sotto forma di racconto. Eh, io ho fatto il mio dottorato di ricerca all'Università di Cassino, le, eh, una docente dell'Università di Cassino, in particolare Paola Visocchi, eh, conosceva il racconto di alcune migrazioni stagionali dalla provincia. Di Frosinone in particolare da un paio di comuni, il comune di Alvito, ehm, eh, su tutti, eh, ma no, non esisteva documentazione. L'idea è che fossero questi movimenti, queste migrazioni eh, stagionali fossero legati a, essenzialmente ai percorsi di pellegrinaggio eh, religioso ehm, ve, ve, verso Roma e quindi io eh, mi miso alla ricerca di come andare a documentare l'esistenza di eh, di, 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 di questo fenomeno e eh, innanzitutto come andare a documentare la presenza di queste persone che a livello di eh, documentazione ufficiale erano invisibili no, le migrazioni stagionali le migrazioni temporanee e ancora di più le migrazioni circolari cioè vale a dire queste eh, migrazioni che eh, nascevano ad Alvito avevano come meta temporanea la campagna romana per poi far ritorno ad Alvito e comunque nella provincia di Frosinone non venivano registrate dalla statistica ufficiale perché non comportavano cambiamenti stabili di, eh, di residenza e ehm, allo stesso tempo quindi bisognava anche capire come andare a tracciare no, a, i percorsi di questa di questa migrazione e per far questo incominciai ad esempio a consultare eh, tracce no, di, della presenza di questi che venivano considerati eh, ciociari senza distinguere quindi anche no, eh, esattamente la, il preciso territorio di, eh, di provenienza ad esempio nei dipinti nella fotografia e nella e, e, e nella poesia attraverso anche il, il rapporto con degli storici locali che avevano cercato appunto di documentare questi, eh, questi aspetti tuttavia da un punto di vista geografico c'era un, un problema fondamentale che è quello della scala eh, c'era da un lato la Necessità di andare a distinguere il territorio della campagna romana e di Roma. Roma non è un, un unicum no, no, Roma è un universo estremamente variegato, articolato, diversificato al suo, in, al suo interno, dove il confine, ad esempio, semplicemente il confine tra campagna e città è un confine diversamente riposizionabile e riallocabile a seconda del, del punto di vista che si assume e del parametro che, ehm, che si assume ma così come era importante anche andare a discriminare questo universo della provincia di Frosinone, meglio ancora di una regione come quella uh, de, de, della Ciociaria che ha una sua significatività a livello toponomastico, ma che non è riconducibile direttamente a una porzione di territorio con una sua precisa delimitazione, con dei eh, confini riconosciuti e riconoscibili. Qualche fonte statistica eh, c'era, in parte i censimenti, in parte eh, quelle, le statistiche che vengono prodotte dal eh, commissariato per le migrazioni interne, che viene istituito eh, dal, eh, dal fascismo proprio per monitorare questi spostamenti di, eh, temporanei di popolazione. E qui chiaramente c'è una eh, prima eh, sovralettura di questo oh, dato statistico, reinterpretazione del dato statistico, perché naturalmente il fascismo non era eh, interessato a monitorare questi spostamenti per un. Um, un monitoraggio, un miglior governo poi di quella che era chiaramente legata all'attività agricola, alle attività economiche, ma era un'azione di monitoraggio che aveva delle finalità eh, politiche, cioè un controllo poliziesco per capire cosa succedeva e soprattutto... Eh, aveva un forte eh, interesse, esattamente no, come il contrasto al del, fenomeno del, del, dell'inurbamento delle, eh, de, delle masse contadine, aveva tutto l'interesse a mantenere questi circuiti di mobilità temporanea perché da un punto di vista appunto del, eh, della rendita eh, agricola e dei territori agrari eh, era un contributo importante eh, la, la, la disponibilità di manodopera eh, stagionale a basso e bassissimo costo, ma, eh, eh, aveva eh, tutt'altro interesse che questo si trasformasse nel medio e lungo periodo in un trasferimento stabile eh, di eh, popolazioni dalle campagne alle, ehm, alle città. E questo diciamo, oh, permette attraverso. Un, un confronto dei, eh, del mero dato statistico quantitativo, ad esempio, di cominciare a discriminare alcune aree di, di partenza, per cui all'interno della provincia di Frosinone comincia a emergere questo comune di, di Alvito, e questo già di per sé, eh, giocando tra le scale dal punto di vista geografico, è un elemento importante perché in realtà chiaramente. Eh, questi eh, comuni conoscevano il fenomeno dell'emigrazione de, de, dell ma era prevalentemente un'emigrazione eh, verso, verso l'estero gli altri comuni della provincia di Frosinone eh, contribuivano fortemente ai movimenti migratori ma le, le loro destinazioni principali erano destinazioni verso l'estero Albito si distingue questo particolare comune perché in realtà invece la sua destinazione prevalente è una destinazione Ehm, in, in, interna e quindi ehm, c'era la necessità di andare a ricer alla ricerca di altre tipologie di, ehm, di fonti e da questo punto di vista eh, appunto perché prima ho parlato di un, un utilizzo diverso oh, di, eh, di altre fonti se si assume il punto di vista la prospettiva del, de, de, del territorio e quindi della, della grande scala perché Documentandomi, eh, prendo consapevolezza appunto, eh, durante il dottorato dell'importanza dei registri di stato civile e dei registri parrocchiali per gli studi di demografia storica. Che, però, nell'ambito della demografia storica, hanno essenzialmente un'importanza un dal punto di vista quantitativo per la misura del movimento naturale, cioè eh, nascite e, e morte e quindi la variazione della popolazione in funzione delle nascite e, eh, e, delle, morte, e delle morti. Eh, vado alla ricerca di questi registri di Stato civile per, eh, al, al, eh, al comune di Alvito che nel comune di Alvito vengono fortunatamente conservati dal, dalla formazione, dalla nascita del, eh, del comune nel, eh, nel, nel Regno d'Italia e comincio a... A sfogliare questi atti, progressivamente arriverò a consultare un qualcosa come intorno ai 60-65 mila atti di nascita, morte di, e, 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 e di matrimonio. E il mio obiettivo, però, appunto, non era quello di misurare la variazione della popolazione, ma andare a capire se c'erano per me delle informazioni preziose che. Consentissero di documentare l'esistenza di questi circuiti e ricostruire anche gli itinerari di questi circuiti di migrazione ehm, eh, stagionali. E quindi, tra le eh, informazioni eh, implicite, eh, la prima, sempre di carattere quantitativo, ad esempio, è la mh, ridondanza eh, di, alcuni, eh, di alcuni cognomi. Quindi, alcune famiglie che tendono ad avere una protagonismo diverso rispetto ad altre all'interno di, eh, di questi spostamenti di popolazione. E poi eh, per quello che riguarda i, eh, i registri di nascita c'è nel campo note un'informazione che invece è un'informazione diretta, eh, vale a dire che la normativa di quel periodo prevedeva che nel momento in cui il eh, papà in, in prima battuta o oh, la mamma in seconda battuta non potessero andare a registrare la nascita del proprio figlio al, al comune, non parlo ancora neanche di anagrafe, perché è, 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 è nasce, sta nascendo in quel periodo la, le anagrafi dei, ehm, eh, dei comuni. Può andare una persona da loro delegata, che in genere è la levatrice, che ha assistito eh, la guerra eh, al momento del, eh, del parto, però deve dichiarare il motivo dell'assenza del, eh, del padre e nei numerosi casi in determinati periodi in cui eh, il padre è, è assente viene documentato e viene testimoniato che il padre è assente perché attende a dei lavori uso attende perché questa è l'espressione eh, con cui viene registrata questa informazione nei registri di, di stato civile attende a dei eh, lavori nella, eh, nella campagna romana e questa è un'informazione Puntuale, no? a livello della singola famiglia, del singolo neonato, del, ehm, del singolo padre. Quindi è un'informazione di carattere quali, eh, qualitativo, eh, è un'informazione esplicita ma non eh, in precedenza fino a quel momento, non messa in relazione con la presenza di movimenti migratori eh, stagionali che diventa poi anche un'informazione di tipo eh, quantitativo. Da un lato rispetto al numero di padri che sono assenti al momento della nascita del figlio dall'altro perché chiaramente eh, all'interno del singolo anno eh, viene fuori una, una periodicità cioè ci sono dei periodi eh, in cui questi padri eh, sono, sono assenti e dei periodi in cui invece non si registra la, la nascita del padre e quindi viene fuori la definizione di questi circuiti eh, stagionali qui in particolare in eh, questo, questa ragnatela, questo grafico mi ha messo in evidenza proprio appunto quali sono i mesi in cui maggiormente si registra l'assenza dei, eh, dei, eh, dei papà che sono i mesi in cui naturalmente c'è maggior bisogno di manodopera eh, stagionale nella campagna romana per la preparazione dei terreni alla semina e poi per la per, eh, per la raccolta. C'è un'altra un lettura in negativo chiaramente, che è possibile fare, che ha a che vedere ad esempio con i periodi in cui si concentrano le nascite, perché retrodatando di nove mesi il concepimento, naturalmente il concepimento delle bambine e dei bambini che nascono avviene in presenza di entrambi eh, i, i genitori e quindi c'è una concentrazione delle nascite in determinati periodi perché diversamente negli altri periodi le, le coppie non sono, non sono insieme, insieme l'assenza era anche per un, un paio di, eh, di mesi nelle diverse, eh, nelle diverse stagioni e quindi c'è un'ulteriore conferma di questa eh, periodicità e di questa circolarità dei... Ehm, dei movimenti, ehm, dei movimenti mi, eh, migratori, la stessa periodicità si ritrova nei matrimoni. No, non sono migrazioni e spostamenti di lungo raggio, quindi non, la, la pratica che chiaramente poi si affermerà solamente in, eh, in decenni successivi, il periodo de la, della ricerca è tra eh, il 1860 e eh, il, eh, il, secondo, eh, il secondo dopoguerra, eh, lo scoppio della seconda guerra mondiale, la pratica dei matrimoni per, per procura. Non, non ha un impatto su migrazioni di, questo, eh, di, di, di breve e, e di medio raggio. E quindi anche i matrimoni si concentrano negli stessi periodi in cui si può fare indicaticamente risalire lì, eh, la concentrazione dei concepimenti e quindi poi di conseguenza delle, eh, de, 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 delle nascite. Questo semplicemente, tra virgolette, andando a leggere appunto in in maniera diversa il, eh, i, i, i registri. Eh, L'informazione dell'assenza dei eh, papà al momento della registrazione è eh, molto spesso legata anche all'indicazione della singola tenuta. Dove sono presenti i braccianti. Questo consente di eh, ricostruire la concentrazione in alcune particolari tenute e quindi di andare a recuperare, a leggere diversamente un'altra fonte. Eh, la fonte in particolare è una fonte cartografica, è la carta dell'agro romano di Pompeo Spinetti del 1914 che è una carta importante perché riporta i confini delle 478 tenute in quel momento presenti sul eh, territorio della campagna romana a cui è associato anche l'elenco dei proprietari e degli affittuari, dei fattori che hanno in gestione queste tenute con eh, eh, queste tenute perché questa informazione è importante non solo perché consente di, di discriminare appunto quel territorio molto ampio e articolato della campagna romana e di far vedere che il territorio di Alvito con la campagna romana non è con tutta Roma ma con alcune tenute in particolare che comunque non ha nulla a che vedere con il pellegrinaggio eh, ma anche perché eh, ho fatto cenno alla ridondanza di cognomi è eh, perché eh, tra questi affittuari ci sono alcune famiglie che sono originarie del comune di, di Alvido, che hanno uh, fatto un, una, una parabola: cioè, degli imprenditori locali che eh, inizialmente eh, fanno gli, eh, i, i mediatori, le agenzie interinali, cioè a, a reclutano braccianti ad Alvido e li portano nella campagna romana. E poi, in un momento di. Di, di, di passaggio e cioè di crisi della proprietà uh, aristocratica, uh, entrano prima come mercanti di campagna e poi diventano a loro volta proprietari di alcune di queste sì, eh, unitaria? Eh, no, 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 in epoca unitaria. Sì, sì. Si sposta unitaria, la, la ricerca va dal 1870, in, in poi, e quindi, ad esempio, c'è. Questo personaggio, qui Domenico Lanza, che acquista un paio di, eh, di tenute dal Banco di Roma andando a riscattare l'ipoteca che la famiglia Boncompagni-Rudovisi aveva acceso su alcune eh, tenute. E qui si apre un'altra finestra, cioè un, un, un altro accesso a, una, a, un, a un ulteriore diverso tipo di fonte che sono appunto eh, l'archivio distrettuale notarile. Dove è documentato il passaggio di, eh, di proprietà eh, dalla proprietà aristocratica e nobiliare a un mercante di compagni e quindi espressione della nuova borghesia, e fino ad arrivare al, all'archivio dei. Eh, Cavalieri del Lavoro perché da alcune riviste dell'epoca eh, viene fuori che do Domenico Lanza eh, viene insegnato dell'onoreficenza di Cavaliere del Lavoro per tutta una serie di eh, innovazione nelle pratiche agricole perché naturalmente lui non era un, un, un aristocratico e nobile quindi... Eh, la sua non era un'attività eh, redditizia basata a, a, su, sulla rendita, ma doveva aumentare la a, resa per, per ettaro e quindi introduce tutta una serie di innovazioni che in questo fascicolo mh, presso l'archivio dei cavalieri del lavoro sono, eh, è, è, è ben documentato e addirittura fa arrivare dei trattori dall'Inghilterra eh, dal, dal, eh, dall sulla via nazionale. A, a, a via nazionale. Chiudo veramente con, con l'ultimo passaggio perché è stato fatto riferimento al, al, al paesaggio. Eh, io ricordo sempre che l'attuale la definizione di paesaggio a cui tutti dovrebbero fare riferimento è quella contenuta nella Convenzione europea del paesaggio è, è, ed è importante secondo me fare riferimento a quella quella definizione di paesaggio perché mette in evidenza innanzitutto la relazione con, con le comunità, no? perché il paesaggio è così come è percepito dalle popolazioni e queste che sono pochissime parole sono in realtà il risultato di almeno 50 anni di riflessione della cultura europea sul concetto di paesaggio, quindi non solo in ambito geografico ma è un'espressione della cultura europea e per ritornare al caso di studio io ho potuto rintracciare quelli che sono gli eredi dei Lanza che sono ancora oggi proprietari di una eh, tenuta, la tenuta falcognana lungo, tra, tra la via Laurentina e la via Ardeatina, che non a caso è una delle poche porzioni di territorio che ha resistito all'ondata di fortissima speculazione. Edilizia, che su quel quadrante lì, immediatamente dopo il raccordo, si è imposta nel momento in cui è stato approvato il nuovo piano regolatore che ha, ha comportato la, il cambio di destinazione d'uso di diversi eh, territori e loro, che pure hanno parzialmente riconvertito, non vivono più, chiaramente principalmente di agricoltura e di, ehm, e, e, e di allevamento, anche se sono attività che ancora portano avanti, però hanno. È, è, è resistito e questo da un punto di vista geografico ha a che vedere molto appunto con questa relazione virtuosa tra comunità e territorio e, che, che genera resilienza e che naturalmente ha, ha impedito que, fino a questo momento eh, di far sì che anche questo terreno, questo territorio fosse soggetto alla, alla speculazione eh, edilizia. Grazie. Grazie. <ride> Io anche, anche a, a Riccardo lo ascolterei per altre ore, perché soprattutto ecco, una scoperta come quella che ci ha raccontato, no? cioè di una fonte che non ci pensi proprio no? che possa essere, e che invece di colpo ti apre un. un eh, per esempio stavo pensando, io ho lavorato su cose simili, che per esempio eh, i, i, come si chiama, i, i registri di matrimoni, un'altra finestrella cioè un che ti apre, che ti fa capire gli spostamenti delle persone, sono eh, i testimoni, no? perché nei, te, nei testimoni si dice di dove sono. E quindi spesso, grazie, no? io ho lavorato su una, una realtà invece delle, sotto i castelli romani, no? tra la campagna romana e Marino. E allora era molto interessante attraverso i registri dei matrimoni perché fino a un certo punto le persone avevano come, questi sono quasi, quasi tutti marchigiani, quindi fino a un certo punto avevano come testimoni eh, persone che venivano dalle Marche, perché erano chiaramente loro familiari, e poi a un certo punto cominciano ad avere come testimoni invece persone dei castelli e tu li capisci no? l'integrazione col territorio per esempio. E in altri casi ancora invece cominciano testimoni che vengono da Roma e quindi invece il loro passare da essere contadini ai dili a Idilia Roma per esempio no? quindi anche lì è un dato che non ti as... cioè aspetti direttamente da quella fonte ma che invece ti sparanca no? esattamente come... come ci hai raccontato per cui sono vabbè, appunto cose che mi entusiasmano tutte le volte che le sento e, bene io darei la parola a... All'ultima appunto eh, nostra relatrice è Letizia Cortini eh, che eh, come eh, dicevamo è, eh, è qua diciamo il rappresentante dell'AMOD però lei stessa è assolutamente no? a tutte le carte diciamo per partecipare a questa nostra discussione in quanto è stata docente di storie e fonti del documento audiovisivo presso la scuola di specializzazione in beni archivistici e librari della Sapienza. Lavora appunto presso la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che appunto grazie eh, appunto che qua, eh, rappresenta, e però anche svolge più complessivamente attività didattica e formativa eh, sull'uso delle fonti fotografiche, filmiche e sul linguaggio audiovisivo, quindi diciamo lega anche eh, nel suo caso in modo particolarmente interessante sia il discorso della ricerca che anche però il discorso dell'applicazione in ambito didattico no? della ricerca stessa. Prego. Buonasera. Allora, buonasera e grazie moltissimo per questo invito. Grazie, grazie per sede. questa meravigliosa <ride> sede. E dunque, io non sono una ricercatrice, cioè sono una ricercatrice, ma il mio punto di vista è quello dell'archivista. Da tanti anni mi occupo appunto di fonti audiovisive. E fotografiche, soprattutto audiovisive. Da oltre vent'anni lavoro all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e collaboro con il Luce da ancora più anni, quindi diciamo che eh, non porto una ricerca specifica. Ecco. Eh, ma farò un discorso eh, relativo a questa tipologia di fonti che è, è molto particolare e che da non molto tempo, un po' Giulia ha accennato alle fonti sonore in questo senso, da non molto tempo è entrata a pieno titolo. Eh, diciamo così sia nel campo della disciplina eh, storica, storia contemporanea eh, e della disciplina anche archivistica, perché eh, fino a, a purtroppo molto di recente non erano fonti. Eh, presa in considerazione proprio per il loro carattere, come sappiamo, di riproducibilità del cinema, no? le fonti cinematografiche e audiovisive in genere, di riproducibilità, di manipolazione no? tramite il montaggio, per esempio, oppure eh, di... Ehm, per il loro carattere di intrattenimento a volte, no? per, per alcuni casi, oppure eh, perché eh, appunto replicabili. E quindi questo concetto anche di non riuscire a capire eh, la fonte originale, la provenienza, eh, l'integrità, eccetera. Questo da un punto di vista archivistico. Per gli storici ancora più difficile eh, diciamo, manipolare queste fonti, proprio perché diciamo, l'aspetto dell'intrattenimento, perché quando si pensa a queste fonti le prime cose che vengono in mente, qui mi rivolgo soprattutto agli insegnanti, è il fatto che sono fonti per lo spettacolo, no? viene in mente il film come opera, per cui fonti, cioè, opere per lo spettacolo cinematografico. Per cui sono sempre state fonti un po' mh, molto poco eh, studiate e, e molto poco utilizzate proprio sul campo, quelle già prodotte. Non parlo ovviamente eh, delle fonti orali che ora sono anche, non so Giulia mi puoi correggere, cioè, eh, in questo momento la fonte orale oltre che al magnetofono fa molto riferimento proprio all'uso della... Eh, videocamera, no? eh, C'è proprio una raccomandazione, forse, se non sbaglio, anche di Giovanni Contini-Bonacossi in questo senso per no? eh, la raccolta delle fonti orali. Ok, grazie, mi ha dato l'ok. Okay. Eh, sì, sì. No, nel campo de, sulle fonti orali, beh sì, è la vicepresidente anche dell'AISO. e quindi ora le fonti orali si producono proprio con, utilizzando la videocamera, quindi sono anche audiovisive. Allora, io vi parlerò poi di una particolare fonte audiovisiva, che è quella eh, di propaganda, che è quella di militanza, che è quella prodotta da eh, un partito politico, eh, quale appunto il Partito Comunista Italiano e le società eh, ad esso legate. E, si tratta appunto di un patrimonio che è un po' unico nel suo genere. Credo non solo in Italia e non solo in Europa perché. Eh questo corpus così organico di fonti audiovisive, di propaganda e di militanza prodotte soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi perché continuano ad essere prodotte, e, e quindi un patrimonio enorme in questo senso che fa da controcampo, se vogliamo, eh, a quello, eh, alle fonti audiovisive prodotte eh, prima eh, dall'Archivio Luce. Poi, eh, dai vari cinegiornali e dai, eh, ovviamente dall'occhio del governo, no? eh, chiamiamolo così: prima potevamo chiamarlo l'occhio del regime, poi l'occhio del governo, e per arrivare poi alle fonti eh, prodotte dalle, dalla televisione, però siamo già a, agli anni 50, per cui eh, queste fonti politiche di militanza prodotte invece dalla parte di chi eh, diciamo così, portava avanti eh, i valori eh, appunto della democrazia, della libertà, della, eh, della Repubblica alla fine della Seconda Guerra Mondiale e portava avanti, diciamo così, faceva proprie le lotte no, dei, delle classi appunto popolari, no, degli invisibili fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale ossia oh sì, appunto come gli storici ben sanno eh, parliamo delle classi eh, dei contadini parliamo delle donne parliamo dei bambini parliamo, parliamo degli operai e, e parliamo anche appunto di lavoratori in generale parliamo mh, di migranti oggi ma Ieri, dei migranti di ieri, come dei migranti di oggi, parliamo dei guerriglieri che eh, lottavano nei propri paesi in via di eh, decolonizzazione, no? e perché in questo archivio confluivano. Eh, anche tutte quelle fonti che venivano da paesi eh, appunto, del sud del mondo, chiamiamole così, eh, e quindi ancora oggi questi paesi ce li chiedono perché loro non hanno più questo tipo di rappresentazioni, non hanno più questo tipo di fonti che, di immagini che raccontano la loro storia appunto, attraverso proprio le immagini e, e, e quindi ancora oggi eh, le scoprono grazie all'accesso online, eh, se voi andate sul sito dell'archivio banche dati online, eh, archivi online, appunto potete consultare le banche dati e, e molti appunto scoprono appunto delle fonti eh, che eh, non avrebbero mai immaginato ma compresa la Francia per esempio no? per cui hanno scoperto che da noi nel 68 arrivarono eh, durante il maggio francese arrivarono eh, questa documentazione filmica eh, di quel periodo eh, che venne fatta uscire dalla Francia proprio per che fosse poi, eh, diciamo così, dispersa, eh, censurata, eliminata, arriva, arrivava appunto al Partito Comunista, in particolare a questa società di produzione cinematografica molto importante legata al partito che era eh, l'Unitelefilm. Allora, chi c'è dietro tutto questo? Non c'è solo il Partito Comunista, parliamo di cinema. Ci sono grandi figure di cinema, a cominciare da Cesare Zavattini, che è stato appunto citato, che, è questo, eh, che purtroppo ancora oggi nelle scuole è poco diciamo, <ride> studiato o poco raccontato ai ragazzi, e più grande insomma, sceneggiatore probabilmente della storia del cinema mondiale non solo italiano colui che insieme a, eh, a grandi nomi che tra l'altro hanno prodotto documentazione audiovisiva eh, che è confluita in questo archivio, eh, tipo appunto Rossellini, De Sica, eh, Montaldo, i Fratelli Italiani, tutti militanti del PC, quindi grandi nomi della storia del cinema, ma anche personaggi appunto, che eh, eh, hanno creato quella stagione, alcuni di loro, no? eh, Visconti. Eh, famosa quale, eh, per la storia del cinema, qual è il neorealismo e eh, cosa c'entra con i territori? Eh, c'entra con i territori perché il neorealismo chiaramente alla fine della seconda guerra mondiale per la prima volta ha portato il cinema nelle strade, nei territori ha, ha eh, rappresentato spesso eh, di comune accordo, cioè in maniera partecipata, ecco a proposito di Public: history, ha rappresentato le figure eh, per la prima volta appunto popolari no? e nel cinema del neuralismo. Troviamo l'origine proprio eh, appunto di queste rappresentazioni eh, dal basso, no? e che, L'ispiratore principale è, è sempre stato Cesare Zavattini, quindi è un personaggio potentissimo, geniale, perché, oltre a essere eh, autore di cinema, eh, era anche appunto fumettista, giornalista, romanziere, eh, si è cimentato quasi alla fine della sua vita anche con la regia. E ha prodotto eh, ha realizzato assieme a De Sica ma anche ad altri grandissimi registi i film più importanti appunto del neorealismo che spero abbiate cioè, forse gli studiosi sì, <ride> gli insegnanti a scuola non lo so, insomma eh, che abbiate visto i film appunto eh, neuralisti. Ma questa lezione del neuralismo è passata anche agli autori militanti. E, e agli operatori che mh, appunto eh, su commissione dei partiti politici di sinistra, quali appunto il PC ma anche il PSI, andavano a documentare la realtà, stiamo parlando appunto dagli anni 50 in poi, quindi dal periodo della ricostruzione, e andavano a documentare la realtà eh, del nostro Paese, ma non solo, ripeto, del nostro Paese, ma anche dei Paesi. Appunto, con l'ex Unione Sovietica avevano uno scambio proprio per cui eh, arrivavano eh, c'è anche questo patrimonio appunto all'interno di questo archivio eh, arrivavano appunto le immagini eh, dai paesi dell'ex Unione Sovietica ma anche eh, per esempio durante la guerra in vietnam durante appunto, le guerre di liberazione in Algeria come in altri paesi eh, in America Latina eh, quindi andavano proprio su cioè Gregoretti per esempio è andato in Vietnam e è andato a ehm, a video Gregoretti con Ledda, erano, due, erano in due, andò a documentare la vita dei territori del Vietnam subito alla fine della guerra, alla fine, insomma, durante, dopo la come si stava riorganizzando quella società. Luigi Perelli andava a documentare i territori e come si andava ricostruendo la società in Corea, per esempio. Per cui ci sono questi film che sono, da una parte, una tipologia più classica. E sono documentari quindi film finiti di montaggio quindi che hanno subito diciamo così tutte che hanno ehm, praticamente eh, passato tutte le eh, fasi di produzione no? di realizzazione di un film dall'altra cioè, ci sono in questo archivio film cosiddetti appunto di pura documentazione filmica quindi girati, riprese che nascevano come tali, come eh, videotestimonianze, ma di che cosa? Di manifestazioni, di movimenti collettivi, di eh, assemblee, eh, di consigli di fabbrica, eh, di eh, lavoro minorile, eh, le lotte delle donne, il periodo del femminismo, andavano a documentare tutto ciò. E eh, questa tipologia particolare eh, di documenti, cosiddetti appunto non finiti, ha, un, ha dei codici linguistici che in parte sono diversi da quelli del film finito. Innanzitutto perché manca la parte del montaggio, quindi quel tipo di manipolazione. E poi perché nel momento in cui si gira senza, mh, per documentare... Così come quando si fanno appunto le interviste, no? allora per documentare, ehm, non c'è quella parte di mano, scatta subito, eh, come dire, soprattutto da parte eh, degli autori, eh, questa empatia, no? questa partecipazione con eh, il soggetto che si sta documentando e, e, e viceversa. Per cui troviamo queste eh, immagini, tra l'altro ravvicinate, no? in cui si eh, eh, riprendono i manifestanti durante il corteo. Non si era mai vista questa cosa durante, per esempio, il fascismo, anche precedentemente. Cioè, la figura eh, dell'operatore eh, di cinema entra dentro il corteo partecipa al corteo e le persone che stanno lì e che sono riprese con lo sguardo dell'operatore in realtà partecipano al film che lui sta facendo. Qui è ancora la lezione di Cesare Zavattini e in qualche modo è quella realtà accolta sul fatto, quel pedinamento no, di cui lui parlava, fin, fin appunto eh, dalle origini del neuralismo, è passata questa lezione, è passata anche al cinema documentario, non quello che Spesso io lavoro nelle scuole, per cui eh, quando faccio, che cos'è? Vengono in mente esempi di cinema documentario, cioè quello che mi dicono, no, no, quello di tipo naturalistico, quello di tipo politico, sì, però le informazioni tipo al telegiornale, cioè non sanno bene i ragazzi, no? Ecco, no, non immaginano che esistono documentari che magari sono per la realizzazione eh, del film finito. Nel, il cinema documentario a volte impiega un anno, due anni. Rispetto al film di finzione, lo spettacolo che si fruisce al cinema, che invece ha tempi molto contingentati per problemi appunto, eh, di tempo ed, ed economici, produttivi, appunto, il cinema documentario di quest'altro tipo ha eh, queste caratteristiche eh, sia di linguaggio sia di inchiesta. E per cui fa del, eh, dell'autore, degli autori, perché poi sappiamo che sono sempre più autori. Quelli che lavorano in campo cinematografico e fa dei veri e propri studiosi. Io mi ricordo che Anzano Gianarelli a volte ce l'aveva un po' con gli storici, diceva: ma perché soltanto il saggio scritto? Esiste il saggio cinematografico, il cinema documentario è un saggio cinematografico di inchiesta. Nella nostra biblioteca, che è specializzata oltre ai nostri archivi, perché conserviamo tutte le carte relative alle produzioni di questi film. Quindi, per esempio, quando. sempre Giulia, scusami, <ride> hai citato la ricerca però della collega a uh, Lisbona. Ah, no, è. Eh. A sì, <ride> scusami. Per cui eh, intervistando poi a distanza di tempo il regista si è venuto a sapere che eh, il finale no, del film doveva essere diverso. E se ci fossero state anche le carte, come per esempio abbiamo noi tutti i fascicoli dei film prodotti dall'Unitelefilm, allora lì si sarebbe trovato innanzitutto il visto Censura, che racconta cos'è che viene censurato, no? ma poi anche eh, le varie versioni della scaletta della, scaletta della sceneggiatura del film, no? ma anche gli appunti manoscritti a margine, quindi sono, eh, lì si sarebbe scoperto, perché molto spesso, il, per esempio anche i titoli no, dei film, molto spesso nascono con dei titoli provvisori che poi vengono cambiate all'ultimo momento per necessità di vario tipo. E le carte invece raccontano tutto il processo, ma raccontano anche non solo la storia del film, ma appunto la storia delle istituzioni, no? perché ci si, ovviamente per fare un film documentario che andasse, eh, che partecipasse poi ai premi di qualità, che potesse essere diffuso eh, pubblicamente, eccetera, bisognava rivolgersi agli enti di competenza, quindi il Ministero dello Spettacolo, allora il Ministero dell'Interno, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a la direzione cinema di oggi cinema e audiovisivo per fare domande richieste eccetera no? e, e ok, quindi eh, ci sono, eh, questo archivio conserva quindi oltre i film che raccontano tutti i territori dagli anni 50 in poi noi troviamo tutti i territori tutte le tipologie di territorio, appunto dai borghi, dai paesi dai, dalle campagne, dalle fabbriche, cattedrali nel deserto nel sud d'Italia, eh, dalle eh, città, da tutti, tutte le tipologie di territori e tutte le tipologie di persone, di abitanti sono documentati in questi film che certo sono di militanza, ma non solo, quale altro tipo di territorio documentano e questo solo le immagini lo possono fare. Cioè, le persone, se voi vedete questi film in sequenza, cioè <ride> anni 50, anni 60, anni 70, anni 80, voi vedete i territori raccontati sui volti delle persone, sui corpi delle persone, sul modo di vestire delle persone. Quindi i territori non soltanto quelli riferiti a un passaggio urbano o meno che sia, ma i territori sono anche le persone stesse, no? quindi anche le caratteristiche fisiche. Io tra l'altro ricordo da bambina che quando andavo al paese di mia nonna, non so com'è, ma eh, c'era il, il momento dello struccio, la passeggiata, insomma, nel corso solo lì, eh, eccetera, e, e nel fine settimana. E io ricordo che avevo le amichette del paese che mi dicevano: ah sì, sì, quella è di quel paese, quella è di quell'altro, ma non perché li conoscessero, perché capivano dal, dai volti, da non lo so, da quali, segni, da quali segni, da quale paese venissero, cioè era impressionante questa cosa, dico ma come fa a dirlo, ma dai si capisce, lo so, taglio dei capelli, boh, il modo di vestire, il modo di… Ovviamente il modo di parlare, ma anche senza sentire eh, il modo di parlare, loro riconoscevano dai volti il territorio. <ride> per cui ci sono immagini, per esempio, di migranti che da Torino tornano in, in Sardegna. Io qui adesso perché mi premeva fare un discorso proprio sulle fonti visto i, le precedenti relazioni sì. <ride> però a un certo punto qui ho messo tutta una serie poi lo posso passare ecco sì. di link eh, sì infatti volevo farvi vedere qualcosa forse riusciamo a vederla per esempio la documentazione non finita proviamo, proviamo. questo è un esempio di documentazione non finita l'occupazione delle terre attivoli per esempio se si, come faccio ad aprirlo? Del 77? Mm -hmm. Sì, questo è del 77 e è impressionante come questo... Eh, non, forse faccio prima a fare così. Vero? Sì. Mm -hmm. sì. Sì. Eh, eh, devo andare in image però... Allora, questo è un film cosiddetto muto. Non si sa se avesse il sonoro o meno, perché molta di questa documentazione filmica è priva di sonoro. Però attenzione: a volte il sonoro no, è anche un altro film parallelo al film, non so come dire, nel senso che chiaramente, essendo film di propaganda, spesso hanno dei sonori che. In qualche modo entrano anche in conflitto con le immagini perché poi l'operatore ha un modo, come dicevo all'inizio, di empatizzare e di partecipare e finisce con raccontare altro rispetto al sonoro messo dopo, no? che eh, ha questo tono propagandistico. Quindi, a maggior ragione, poi vediamo se riesco a mettere. Mentre le immagini scor scorrono e voi potete vedere questo eh, corteo per l'occupazione delle terre attivoli da parte di cooperative. Allora, vi posso dire che per questa, non so come, questa occupazione delle terre attive o, o, eh, a Tivoli, eh, ho fatto una piccola indagine tra i miei ex compagni di liceo, in realtà, eh, che militavano allora eh, nella FIGC, per esempio, attirò moltissime persone, ma non solo da Roma, anche da altri posti d'Italia, per dire a proposito delle storie dei territori, cioè la militanza, è vero che sono film di propaganda che vanno contestualizzati, per cui va eh, ben spiegato chi è appunto il soggetto committente, guardate come la macchina da presa è lì, questi stanno, è, è proprio lì accanto a loro, cioè sta eh, partecipando al corteo insieme a loro, poi a un certo punto... Escono dalla città, da Tivoli, e per cui si vede la campagna, arrivano fino al monte. Mi hanno detto che si chiama Della Croce. Poi c'è un momento molto bello che racconta. Qui è anche storia sociale, storia antropologica, ovviamente. No? Guardate, eh, i volti, poi i primissimi piani, che non esisteva proprio questa cosa di documentare i primi piani, cioè, eh, eh, no? E la storia anche, eh, a me poi commuovono, per cui c'è poco da fare, nel senso che comunque eh, c'è eh, che che forse Ma la cosa che a me colpisce, per esempio, a proposito di, del fatto che non documenta solo la lotta, la politica, il territorio, l'economia, la cosa a me colpisce sempre quando vediamo questa immagine degli anni 70 è quanto le persone siano magre, non nel senso che hanno fatto. <ride> Erano giovani: dieta. No, 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 che sono giovani, ma anche rispetto no. ai giovani di oggi, ah, cioè non okay. è che, che è un, un magro da persona che ci sta attenta, che fa la dieta, che va in palestra, sono sì, magri sì. proprio perché si mangiava di meno. Questo è, 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 secondo me questa è una cosa sempre, a me mi colpisce sempre tantissimo quando rivedo que, quelle immagini, no? Cioè eh, beh, certo, non poi mangiavamo dopo... in continuazione, non mangiavamo i dolci tutti i giorni, ma solo la domenica. E il risultato sono, è un tipo di magrezza che non esiste proprio più. E a me questa cosa, per mi mi salta, forse perché sono sensibile <ride> ah, no. al tema del, appunto, della magrezza o il contrario della magrezza, ma è una cosa che mi colpisce sempre. Quindi ti dà proprio delle informazioni no, di sì, sì, grandissima sì. profondità, quello che stai dicendo appunto te. Esatto. E poi ecco, ricordiamoci sempre che al di là del punto di vista che è, basta saperlo spiegare anche ai ragazzi, no? è un punto di vista appunto di un militante. ok e spesso nella macchina da presa, no? davanti alla macchina da presa in questo caso è ancora macchina da presa, e nella, nel secondo piano no? dell'inquadratura entrano anche e, oggetti, paesaggi, persone particolari che in quel momento eh, l'operatore non pensava di riprendere, no? pensava più al primo piano dell'inquadratura. Quindi a maggior ragione sono anche interessanti da studiare, soprattutto in rapporto all'evoluzione, alle trasformazioni eh, del paesaggio sia urbano che extraurbano. Anch Io purtroppo eh, devo okay, perché okay. così lasciamo cioè Cerchiamo sì, di chiudere, sì. perché guardate questa immagine, che, che bella. D'accordo, okay. eh, scusa, mi dispiace. Niente, no, dobbiamo, assolutamente, invece, assolutamente. anche te come gli altri, stai dicendo delle cose straordinariamente interessanti. Ma ti ringrazio. E, e mi piacerebbe continuare. Volevo un'unica raccomandazione certo. per gli insegnanti, che magari ancora ci sono. E... Ah, quest... vabbè Mentre la faccio, il giro tondo. Ecco. <ride> Ah, che, che è molto bello, <ride> eh, è stato ripreso in molti altri film che poi hanno riutilizzato queste immagini. La raccomandazione è quella di adesso il Ministero finalmente ha recepito questa cosa, no? i famosi chips. E cinema e immagini per la scuola sono bandi che vengono, appunto, eh, che, mh, vengono eh, prodotti dal, dal ministero, sia al MIUR, ex MIUR, eh, sia uh, dal ministero della cultura, direzione cinema, insieme, proprio per eh, incentivare l'educazione al linguaggio filmico e al cinema nelle scuole perché manca proprio questa cosa ancora. Cesare Zavattini la diceva negli anni 60, come si insegna a leggere e a scrivere con la penna, a leggere, e a parlare il linguaggio verbale è un fatto di libertà e di democrazia e insegnare ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado a maneggiare per lui allora la macchina da presa e i linguaggi. Cinematografici specifici, piani, campi, eh, appunto il montaggio, eccetera, perché solo così poi gli dai la libertà anche di conoscere il mondo attraverso questo linguaggio, non solo quello scritto. Ok, ho finito. Grazie, grazie. 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 grazie a te. No, ma... Mi dispiace che devo dare ogni volta questo stop a cose che invece. Ripeto, mi piacerebbe e credo a tutti quanti noi sentire per ore. Eh, sì. ehm, allora, io inviterei Angelo Bertoni a venire. Anche perché appunto mi, ho, da come ho capito alle 7-10 dobbiamo fermar, giusto? Guardo lei perché no, lei non c'entra. <ride> comunque appunto. Comunque intanto diamo spazio a, questo, a questa cosa finale e, e, e poi eventualmente insomma tutti i minuti che ci avanzano li usiamo ancora per, per chiederci delle cose. Allora ehm, Angelo Bertoni eh, è docente di urbanistica alla scuola di architettura di Strasburgo e coordina un progetto, tra le tante cose insomma, coordina un progetto sulla relazione tra urbanistica e patrimonio in età contemporanea. Dicevamo appunto con lui ieri pensando a, a questo incontro di oggi, come la parola patrimonio è una parola che gli antropologi ovviamente conoscono eh, strabbene, ma forse noi storici di meno, no? la usiamo meno. In Italia, in Italia, mentre è una parola importantissima, appunto, in, fa, in Francia e quindi, niente, ha sicuramente però con gr grande nesso con la storia del territorio. Sì. allora, Mi sentite attraverso questo microfono? Sì, no, per niente. E, per, usa questo? Usa quest'altro. Eh, io parlo piano, quando sono a lezione parlo forte, quando sono in queste situazioni, un po' meno. Mi sentite bene? Perfetto. Allora, io vabbè, mi unisco ai ringraziamenti ormai direi corali per eh, chi ha in, eh, si è inventato questa, questo pomeriggio, quindi l'amica carissima Lidia Piccioni, eh, i giovanissimi colleghi che ormai inizio a conoscere, che ringrazio anche, anche loro per le belle presentazioni e chi ho incontrato oggi pomeriggio. Allora, quando ho accettato questo invito ho... Un po' sottostimato la, la, la difficoltà di, fare una, insomma, di, di gestire una conclusione alla fine di, una, di un pomeriggio così, um, così vario, perché in realtà si sono parlate di tanti, di tanti metodi, di tanti approcci diversi al, al territorio. Io preferisco usare il singolare perché eh, avendo studiato molto il tema del quartiere e eh, la deriva oggi, quando si parla di quartieri, in francese si parla di quartieri popolari, ora mi sembra che in Italia quando si parla di territori si parla di territori un po' marginali, io preferisco il singolo, insomma, non, non, quindi permettetemi questa, eh, quando, insomma io mi occupo molto di città, di territorio, eh, mi occupo... Eh, di molte cose sono state, che sono state evocate oggi pomeriggio. Allora io in quanto architetto quindi, e urbanista, eh, ma insomma storico de, de, dell'urbanistica, eh, ascoltandovi con grande interesse, eh, mi sono fatto delle domande, mi sono anche detto ma di questi territori e di questo territorio, di questo spazio, non se ne è parlato poi così tanto oggi pomeriggio, si sono evocate moltissime pratiche sociali, moltissime relazioni tra l'individuo e lo spazio, ma lo spazio è rimasto un po' sullo sfondo. Ecco, questa è una critica che, viene, che è stata fatta ormai decenni fa eh, sul fatto di una storia della città, una storia del, del, dell'urbano che vede l'urbano come uno sfondo e non come un soggetto questo intorno agli inizi degli anni 70 c'è stato effettivamente e fortunatamente un cambiamento e quindi ci si è interessati alla città come oggetto. Eh, quindi mi sono riconosciuto molto in, quest, in molti dei lavori e in molte delle fonti che oggi sono state citate. Mi sono anche domandato, ascoltandovi tutti, eh, a che ci servono tutte queste fonti tutto questo, e tutto questo sapere sul territorio? Allora mi viene da dire che uno storico eh, contribuisce a effettivamente eh, costruire tutto un sapere, una conoscenza, noi che siamo nelle materie eh, che hanno una vocazione alla trasformazione del territorio usiamo tutto questo sapere e lo... Cerchiamo di convogliarlo eh, in una trasformazione rispettosa di chi il territorio lo abita, lo vive e, eh, e quindi lo contribuisce a costruire. Eh, quindi diciamo io c'è cioè, questo discorso dell'urbanista come eh, eh, direttore d'orchestra, mettere in musica la città e il territorio, è tutta una cosa molto romantica, quindi la, la, la metterei tra parentesi, però diciamo che le fonti eh, alla, sia eh, d'archivio ci servono moltissimo in urbanistica, le fonti mh, orali, la, la, la questione dell'intervista è centrale anche perché eh, la, la L'interdisciplinarità ormai è per noi una pratica eh, quotidiana e sono stato molto sensibile al, al, a, ai, ai, agli interventi che si sono focalizzati sull'immagine, sull'immagine in movimento, sull'immagine fissa eh, e quindi anche sulla costruzione. E, eh, mi hanno fatto pensare a a un'esperienza uh, che sicuramente eh, molti di voi sia antropologi che storici conoscerete eh, gli, archi gli archivi della planeta gli archivi del pianeta sì, mh, che sono stati eh, un'iniziativa un di, un, uh, di un banchiere all'inizio del novecento che eh, aveva come mh, aspirazione di uh, mh, degli archivi visivi e audiovisivi, non audio ma insomma filmici e fotografici sulle realtà idee di che stavano sparendo nel mondo. Quindi ha finanziato delle campagne meravigliose a colori, le prime foto a colori con precedimenti e che sono stati per molti storici della città e storici dell'urbanistica una fonte incredibile per territori soprattutto coloniali che erano eh, veramente in corso, in corso di trasformazione. Ehm, quindi ecco, una, sarebbe è be bello eh, eh, a Parigi, accanto, accanto a Parigi, Boulogne-Bignancourt è una nella periferia di Parigi, eh, in una città accanto a Parigi, non parliamo di periferia, se no si entra in un un'altra polemica. Eh, ecco, io quello che ho trovato comunque molto interessante e naturalmente la, quando uno arriva alla, alla fase conclusiva di un pomeriggio molto intenso avrebbe voglia di riparlare con ognuno di quelli che hanno esposto, parlato e di interagire direttamente. ma... Mi, Diciamo che ad alcune domande la risposta è venuta durante la presentazione, però sicuramente quello che Lidia eh, citava all'inizio, cioè dell'importanza della difficoltà dell'interagire tra discipline, eh, è sicuramente una sfida e eh, anche il risultato, o i risultati che si possono ottenere, sono sicuramente molto molto interessanti, però ecco mi viene un po' da, da domandarmi come tutto questo, tutto questo nostro produrre conoscenza e quindi anche ehm, insomma, so tante forme di conoscenza, come lo possiamo mettere eh, a contributo, come possiamo far contribuire al a qualcosa di un po' più operativo, ecco, diciamo così, eh, è un po' una preoccupazione da urbanista, sicuramente ho una visione molto più: eh, come dire, di una spazialità eh, a tre dimensioni. Invece quella che mi sembrava fosse emersa oggi eh, è che è molto più difficile da raccontare senza immagini, penso ai lavori su Lisbona, sulle scuole. Che insomma, ho letto tante volte, eh, ecco, mi, mi sembra che, eh, che, che si fa di tutto ciò, cioè, come si, si racconta. Una volta che l'abbiamo raccontato e che quindi l'abbiamo condiviso, eh, sarebbe bello che servisse a qualcosa. Ecco, nel senso che eh, il, il, la frustrazione quando, diciamo, da storico quando diciamo ho il vantaggio o svantaggio di poter mettere differenti etichette a quello che io molto modestamente faccio quando sono storico vengo, si, serve, diciamo, tra virgolette, si serve a poco però quando si è nella, in, una, in una dimensione più operativa eh, cioè si mette a, a contributo cioè si fa contribuire scusate, il francesismo eh, tutto questa bellissima eh, ricerca su, sulle fonti, quindi non è che io sono scettico, anzi sono molto contento di, di, di vedere la, questa, eh, questo entusiasmo no? e questa varietà delle fonti, però ecco, eh, la ricerca azione eh, o la ricerca intervento di cui parlava Lidia prima ecco, mi sembrano oggi delle, fonti, delle, delle strade interessanti da percorrere, almeno che io sto percorrendo eh, in maniera abbastanza convinta perché appunto nella ricercazione quello che si produce in quanto ricercatori si mette a... Eh, a cioè si, se, ne, se ne dà un contributo concreto alle, alle comunità eh, e alle, eh, che ci hanno chiesto di, di aiutarli a, a capire meglio e a insieme immaginare il... Il loro futuro, e questo ecco, è una dimensione che trovo particolarmente interessante. Diciamo, per dare, però, ecco, quello che mi sembrerebbe bello in, in, ora, noi due, Lidia, da questo specie di trono su cui siamo messi, eh, che ci fosse un'interazione anche con voi, perché appunto è difficile riassumere la ricchezza della. Cinzia? Devi venire qua però perché sennò non ti si sente. Cinzia Iossa. Sì. Buonasera, io sono Cinzia Iossa. Eh, faccio due domande, una da bibliotecaria e una per intervenire su a che cosa serve, perché è la domanda degli storici, no? C'è la domanda di fondo. Beh, cosa serve a raccontare, dicevamo, ma anche ad accendere luci, no? Sentire questi contributi su così diversi, su diversi tipi di fonti, contribuisce ad accendere luci e sulle ricerche anche degli altri che non sono contingenti magari in quel modo, in quel tipo, diciamo, in quel momento, però servono a interrogarsi. Poi io credo cioè, noi siamo anche in Italia, c'è diciamo, anche questa problematica, la ricercazione è, insomma, va eh, forse in un momento storico difficile anche poter proporre um, una ricerca storica che immediatamente si traduca, almeno per la mia piccola esperienza, in un qualche cosa che poi interviene immediatamente nella realtà se non forse nella scuola. Perché questo? Però a parte questo, voglio fare una domanda da bibliotecario. Il discorso delle fonti, particolarmente le fonti mh, orali, no? le fonti audiovisive, non le fonti scritte tradizionali, ma anche quelle tradizionali che adesso vengono riversate nel digitale. Ci si pone il problema della conservazione della fonte, per esempio l'intervista, il problema della conservazione perché possa essere riutilizzata in tempi impedio medio-lunghi diciamo, eh, che, è il, che è anche il problema del rapporto fra lo storico e diciamo, le discipline che allo storico si affiancano per la ricerca che sono quella dell'archivista e quella del bibliotecario e forse insomma, questo tipo di occhio dovrebbe essere metodologicamente presente perché siamo in un momento è ampiamente da dicendo <ride> cioè, cioè sulla fonte archivistica Qual è il tipo di... Beh, abbiamo <ride> qua la rappresentante dell'AISO che ci sostiene, sostiene, però se posso dire una parola prima, questa di, di Giulia che adesso appunto ci fa il punto sulla situazione, questa è stata una domanda che ci si è posta subito, cioè per cui questa, la costruzione degli archivi de, de, delle fonti orali è cominciata negli anni Ottanta. E addirittura eh, all'inizio degli anni '90 esce un numero della, degli annali del, dell'Archivio centrale, eh, dell centrale dello Stato che fa proprio il punto su questo argomento. Quindi, addirittura, diciamo, l'archivio scritto per definizione che è l'archivio centrale dello Stato, allora eh, c'era Paola Carucci che appunto era responsabile dell'archivio centrale e, e che però si è posta proprio il problema no, di fare il punto sulla conservazione delle fonti orali. Quindi è un tema che nasce non subitissimo perché adesso non mi ricordo, Antonio diceva come all'inizio no, la militanza portava un po' a, ad affrettarsi, diciamo. Dopo facciamo parlare Giulia e poi Antonio. E, e poi però subito dopo, già negli anni Ottanta, diventa un tema importantissimo. Giulia. Vado? Ok. Eh, sì, dagli anni 80 già eh, ci si è posti sicuramente una domanda su eh, conoscere il patrimonio, come conservarlo, un patrimonio che, come accennavo brevemente, è in realtà anche localizzato in luoghi molto diversi, dai musei etnografici alle biblioteche all'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, a tanti piccoli o medi o grandi istituti, anticulturali, culturali, insomma è, è diffuso anche in luoghi di conservazione diversi. E però diciamo la novità significativa forse è questa degli ultimi anni, cioè la redazione di un Vademecum per il trattamento delle fonti orali, che è frutto di un tavolo di lavoro che dal 2019, credo, forse un po' da prima, ma insomma da qualche anno ormai lavora su questo tema specifico e che coinvolge tanti soggetti dalle associazioni come l'Associazione Italiana di Stalolare e l'Associazione Italiana di Scienze della Voce alle sovrintendenze archivistiche, a insomma, tutti gli enti istituti che, che si occupano di fonti orali e hanno redatto un vademecum che peraltro è stato pubblicato a novembre 2023, insomma a fine 2023, che è liberamente accessibile e che quindi si trova facilmente eh, online anche e che riflette su tutto questo adottando anche eh, le novità apportate dal regolamento europeo in materia di trattamento di. Cioè della privacy, non so se... Informazione che assieme ai, ai colleghi che hanno scritto il VADEMECUM abbiamo avviato un, un lavoro comune fra antropologi, storici, e orari e linguisti per fare un po' il punto su, sui problemi proprio. Ma le fonti orali appartengono solo al ricercatore o hanno una loro natura di fonte che va? al di là del tempo. Il vero problema, mh, al di là delle alcune istituzioni pubbliche che eh, in una certa fase mh, se ne occupano, poi cambia il dirigente e quelle fonti finiscono nello scantinato e al di là poi dei soggetti che hanno costruito la loro attività con l'archivio, il De Martino e il Bosco, il vero punto debole di, della produzione delle fonti orali sono i nostri colleghi all'università, sono le università che le università hanno finanziato per 50 anni ricerca che ha prodotto diversi risultati, le fonti orali non rientrano tra, i tra, i, tra le fonti che l'università finanzia, fa raccogliere, ma non tutela. Quindi il, il grosso problema sta diciamo, un po' a monte e sta anche nell'atteggiamento che tanti studiosi hanno di considerare queste fonti come fonti eh, esclusive che non possono vivere al di là de, di se stessi. Ora uscirà un numero della, della rivista La Ricerca Folclorica che darà il quadro dello stato dell'arte, quindi luce e ombre, buone pratiche e cattive pratiche, ce ne sono tante. In questi tre ambiti disciplinari manca l'etnomusicologia, manca la sociologia culturale, però diciamo, è un tentativo di fotografare lo stato degli archivi della ricerca e sensibilizzare eh, le, le nostre istituzioni, i nostri colleghi a depositare queste fonti, avere un senso di responsabilità. Forse nel breve futuro coloro che ottengono finanziamenti europei saranno tenuti a farlo, quindi per fortuna eh, ci sarà questo, eh, questa disposizione. Solo, sì, volevo solo aggiungere, un, una, cioè, completare un po' questa riflessione a, a caldo che avevo eh, fatto poc'anzi. Eh, quando dicevo a cosa serve, cioè il, secondo me ci sono anche altre due domande che in quanto storici, studiosi, eh, a volte ci facciamo, o domande che ci vengono fatte. Innanzitutto, qual è il. Ritorno verso il territorio, verso le persone che contattiamo, le fonti di quello studio che noi facciamo, perché noi ne tiriamo delle, eh, dei risultati che poi valorizziamo in tanti modi, ma che poi le persone che ci hanno aiutato a realizzare questi risultati vedono poco, per non dire per nulla, perché magari non leggono il nostro articolo, non vengono al nostro convegno, eccetera, eccetera. Quindi qual è. In questo, in realtà, una, un certo obbligo morale che noi abbiamo nei confronti della, di chi ha prodotto eh, la fonte. E eh, dall'altra parte, sì, sono, capisco i, i vari contesti nei quali ognuno di noi poi opera, però, credo che ci sia fondamentalmente una domanda che almeno io e anche molti altri miei colleghi ci facciamo: è come facciamo a. Interagire con la società civile perché tutti parliamo di militanza, attivismo, eccetera, eccetera però in realtà costruiamo spesso dei discorsi e delle riflessioni che hanno, con difficoltà escono dall'ambito accademico. E questo cioè, l'impegno nella società civile non può essere del singolo, ma come ci poniamo, quindi il rapporto con la fonte secondo me racconta anche. E di come poi noi le usiamo e come poi ritorniamo verso le fonti, racconta di questa difficoltà che cambia da un paese all'altro sicuramente, però insomma mi sembra non siamo messi bene da nessuna parte, quindi, eh, e trovo che la ricercazione sia oggi, almeno in ambito francese, un modo per. Mh, Passare oltre le difficoltà di questo dialogo che è difficile da intrattenere col territorio, perché la ricercazione la facciamo con il territorio, per il territorio, quindi alla fine c'è una collaborazione e un contesto molto chiaro di quali sono i ruoli, e quindi mi sembra una pista da, insomma, una delle, con delle potenzialità ecco, per superare questo. questo questa barriera che a volte che non esiste nel momento dell'intervista, però dopo una volta che l'abbiamo, eh, una volta la persona ci ha detto tutto quello che sapeva, noi lo ringraziamo, lo salutiamo e poi l'ho visto nelle interviste che ho fatto per alcuni anni in una valle dietro Nizza e le persone poi mi scrivono, e cioè, queste nostre interviste che fine hanno fatto? E io dico, eh, ci stiamo ancora lavorando e la risposta ma quanto ci mettete a lavorare su queste interviste e ora uscirà il libro, eh, però insomma secondo me abbiamo un dovere verso le persone che ci danno fiducia per, per ricambiarle di tutto questo e quindi sia da storici, urbanisti, quello, antropologi, geografi e tutto il resto. No, grazie. Questo è il grande tema, insomma, no? è il grande tema da sempre. Ecco appunto, eh, perché appunto il, tu la chiami appunto ricercazione perché probabilmente è una, una traduzione dal francese. E appunto, fin da, dai tempi di Gianni Bosio si, si chiamava ricerca-intervento. Di persone che davvero abbiano fatto una ricerca-intervento continuata in Italia ce ne sono state pochissime, però ci sono stati. Ci sono stati e ci sono tuttora, noi abbiamo qua Simone Bucri de, de, dell'ecomuseo eh, del, del litorale romano, cioè dell'ecomuseo di Ostia che è un esempio straordinario, è, ste, è allo stesso livello di esempio appunto del micio e, e, e della, 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 di piadera insomma. No? Però ecco quanti sono, sono veramente dei, dei, dei piccoli, no? piccoli eh, come dire... Eh, castelli no? di resistenza in qualche modo di questo progetto che allora invece era un grande progetto. Oggi tutto questo è rilanciato dal tema della public history, ma quanto davvero si possa fare e come si possa fare è ancora completamente da, da, da riprendere, però diciamo che almeno il tema è stato ripreso no? e su questo tema secondo me è poi importantissimo continuare, continuare a lavorare. Io purtroppo vi devo, devo, devo chiudere perché giustamente loro devono chiudere fisicamente questa, questa sala, vi ringrazio proprio tantissimo. Di cose proprio da dire ce ne sarebbero una vagonata e quindi niente, la consideriamo un'altra tappa eh, sul nostro percorso e poi, e poi andiamo avanti. Grazie tante a tutti. Arrivederci.